E bentornati, tra pochissimo si comincia con le finali di questo internazionale nordamericano, pure di VGC. Ho sentito che facciamo anche il VGC qua. Emiliano e il buon a Arash. fianco a lui. Tra poco si parte con le finali dei più piccoli. Arash, tu ricordi le liste esattamente o vogliamo avere un rapido refresher magari prima Non che... esattamente, però abbastanza bene. Abbastanza Nella bene. finale degli junior c'è Miraidon contro Cali Ice. Miraidon contro Cali Ice, un matchup abbastanza classico nel meta attuale. Grazie mille, regia. Abbiamo qua le liste, almeno un refresher di tali, senza vedere tutte le mosse, tutte le specifiche delle squadre. So che già tu e Francesco avete parlato largamente nel nostro pre-show di questi matchup e di come possono andare, ma siccome sono passate circa 2 ore e mezza, 3 ore da allora, direi di fare un ulteriore refresher per tutte le persone che si sono aggiunte a noi da quel momento. Sì, abbiamo da un lato Miraidon, Whimsy, Lando, Ditto, Incineroar, Farigiraph, Miraidon con la Specs, Terra Electro, set classico, Whimsicott in questo caso con Anchor, Focus Sash, Landorus, Terra Fairy con il set, non ricordo esattamente le quattro mosse, volendo posso andare a guardare, però mi ricordo Earth Power, Sludge Bomb, semplicemente non mi ricordo la quarta. Il primo team regia, se possiamo avere anche direttamente il refresh sull'intero set, così grazie mille, gentilissimi come al solito. Sì. Earth Power, Sludge Bomb, Sensier Storm, Ok, Protect, Sandseer esatto. era la quarta. E poi Ditto Scarf chiaramente con Transform come unica mossa, dato che non ne impara altre. Grazie al cielo. Incineroar, Assault Vest, Terragrass e Farigiraph classico, però Terra Fairy, però con Psychic Noise, Helping Hand, Trick Room e Fall Play. Una lista quindi che potrebbe giocare prevalentemente, immagino, sui punti di forza di Miraidon. Quel Ditto l'abbiamo visto come pezzo abbastanza interessante di questo evento finora. Abbiamo visto qualche match in stream nelle ultime giornate dove l'entrata tempestiva di un Ditto, anche magari un Ditto ben piazzato in lead, riusciva a portare praticamente il doppio Uber dal lato di chi lo andava a schierare. Quindi sarà un pezzo sicuramente molto interessante da considerare. Anche perché se passiamo alla lista dello sfidante, menzionavi un Cali Ice come restricted per Kevin, lo statunitense che cerca di difendere il titolo degli junior in patria. Un Calyrex Ice, ad esempio, bersaglio interessante di quel Ditto, un Urshifu, bersaglio interessante di quel Ditto. Sì, ma in realtà penso proprio che i quattro che vedremo in questo matchup saranno Miraidon, Incineroar, Farigiraph e Whimsicott. Perché Ditto non fa troppo bene in questo matchup, qualora venisse settata a Trick Room, perché Miraidon già non ha Protect ed è Choice. Quindi qualora appunto dovesse arrivare una Trick Room, che non è una cosa che puoi evitare al 100%, avere nel back potenzialmente due Pokémon che non possono proteggere non è l'ideale. Cioè, c'è da dire che in realtà Ditto può proteggere davanti a Cali Ice, che è pure Terra Fire, quindi entra... Cioè no, vabbè, la Terra è irrilevante, però tipo entra Ditto, però è Choice, no, ok, non può Può proteggere proteggere. per Sì, sempre. esatto. Quindi mi aspetto più un Whimsicott, soprattutto con la Sash, che magari può entrare, fare degli Anchored, Protect, dare fastidio. Cosa interessante di questo Cali Ice, ma anche dell'altro, è che entrambi hanno il set di Incineroar Goggles con Taunt, con questo Terra Water e l'altro Terra Ghost. Taunt, mossa che potrebbe rivelarsi comoda contro ad esempio il Whimsicott dell'altra squadra o contro la Mongoose di questa, per esempio. Oltretutto, ecco, il dettaglio di quali Pokémon potremmo vedere magari portati ai vari scontri è un dettaglio abbastanza interessante, soprattutto quando si parla di un confronto in categoria junior, perché tendenzialmente, almeno questo forse è un pochino più vero in epoche passate, ormai vediamo degli junior giocare con l'abilità, con la capacità di Master, senz'altro, però si tende a volte a vedere il gioco un pochino più semplificato magari e quindi Sì. un pochino più quei processi di ragionamento un pochino più avanzato che sono quindi per esempio cosa adattare, non portare sempre gli stessi quattro Pokémon ogni incontro ma adattarsi ad una sconfitta e cambiare i quattro portati da un game all'altro potrebbe essere qualcosa che vediamo spuntare fuori. Infatti, proprio a proposito di questo, penso che Ditto sia una scelta interessante in Miraidon, perché tendenzialmente Miraidon cioè, nel senso, Kalido per Miraidon non è che sia un matchup bruttissimo, cioè è sicuramente giocabile,
Però bisogna fare degli aggiustamenti tra i game che possono non essere scontati, mentre invece cioè con i Miraidon più tradizionali. Invece avere un ditto nel back che può entrare e copiare Kalido può essere una cosa che chiude velocemente la partita, quindi nella categoria degli junior può funzionare bene. Secondo me ha funzionato bene. Abbiamo visto già in passato delle finali junior assolutamente sorprendenti, assolutamente strabilianti. Ricordo l'anno scorso uno dei grandi internazionali, forse addirittura il primo che abbiamo fatto, forse mi sembra addirittura l'internazionale dell'Oceania, Lucic, dell'anno scorso. Vedere già ragazzi appunto giovanissimi avvezzi alla situazione di il mio Flutterman a rischio di spora, self Will-O-Wisp sul Flutterman per evitare il rischio di essere addormentati. L'evoluzione di questi player ormai è generazionalmente esponenziale quasi. I giocatori più giovani di oggi sono forse anche molto più avanti, hanno molte più risorse Sì, sicuramente no, dei giocatori più giovani del assolutamente, passato. assolutamente. E essendocene di più, chiaramente tendono quelli che fanno finali ad essere anche più forti. Essendo, sì, ha senso il discorso, Certo. no? Ok. Il valore Sì. della E teoria dei grandi numeri, banalmente. niente, sarà interessante vedere comunque questo match se il primo dei tre Calyrex riesce a difendere. Tra l'altro, aspetta, Senior era americano contro americano. Perché è Senior. interessante che tipo in tutte e tre le finali ci sia un Calyrex Ice e il Calyrex Ice sia sempre l'americano. Tipo, anche se però nei senior in realtà sono entrambi americani. Sono entrambi americani, quindi non c'è quella difesa di Sì, casa, diciamo. però va bene, seguiamo questa Questa narrativa, narrativa, la esatto. cavalleria domestica che cerca di Calyrex Ice è difendere. un po' l'aquila che deve difendere La l'indipendenza. Bald Eagle, sì. Anche perché Calyrex Ice è un pochino che non porta a casa risultati. Ormai gli ultimi grandi eventi mi sembra che non abbia messo il muso. Forse sulle finali sì, ma non ricordo se su una coppa. Del tempo fa in No, anzi, suolo americano ci voglio indica controllare. in In Sud Sud America America. Ok, vai, però in Sud America ci sono troppi tornei, non conta. non conta, non vale, torna a casa Cali Ice, torna quando vincerai qualcosa anche altrove. Per essere Pokémon più usato, dovrebbe vincere qualcosa, sinceramente. Perché Stoccolma è stata vinta da Zamazenta. Prima di Stoccolma c'è stata Indianapolis, che è stata vinta da Da Miraidon. Miraidon. Miraidon è stato il primo Uber a vincere un Major da quando c'è la Regulation G, molto interessante tra l'altro, perché prima di quel torneo Miraidon era pressoché inesistente. E dopodiché c'è stata Los Angeles, dove ha vinto. Adesso lo dico. Ha vinto Kalido. Ha vinto Kalido e poi Miraidon di nuovo a Bologna e adesso in finale ci potrà essere Terapagos per la prima volta, tra l'altro. Per la prima volta O ci Kali sentiamo da. Ice. Quindi in realtà chiunque vinca sarà la prima volta che quel Uber vince un Major senza contare Sud America. Sì, ci Che poi. segnala Pietro. Buenos Aires, lo specialmente di Buenos Aires. Ok, Contava la bellezza di 60, anzi 59 ok. Ma master. per quello dico, perché gli eventi, cioè gli special, i Major in Sud America hanno pochissimi partecipanti. Perché da sempre loro hanno questa cosa di avere tantissimi special event. Certo, e quindi non hai bisogno È un po' di una viaggiare troppo particolarità del lontano loro. del territorio. No, ma in realtà penso viaggino lo stesso, perché comunque, cioè, essendocene tanti, devono semplicemente farne tanti. Però Ah, quindi. più che altro ci sono pochi partecipanti, perché oltre a quelli che si giocano, paid, queste cose, chiaramente se ce ne sono tanti. Sì, era un discorso che mi sembra avesse sollevato nella sua intervista da vincitore Juan Salerno, su uno degli ultimi round di Swiss di ieri. Al momento dell'intervista, l'intervistatore gli stava chiedendo un pochino anche come stesse andando il suo percorso in leaderboard, e Juan Salerno diceva che aveva tantissimi CP dalla sua, tantissimi Ma championship infatti, points. sì. Se uno va, se uno viaggia e ha modalità di fare tanti eventi, sicuramente tanti punti se li può portare a casa. Punti che anche qua, se vogliamo fare un refresher così en passant, abbiamo commentato la classifica europea aggiornata ai risultati, o almeno agli pseudo risultati di quest'oggi, perché manca ancora ovviamente la finale dei Master, dove Aurelien Solà
se dovesse riuscire a vincere la finale, riuscirebbe persino a scavalcare Nils Dunlop, vincitore dello scorso internazionale, e piazzarsi in seconda posizione di Championship Points europei, subito dietro ad un Edoardo Cugna, che comunque ha battuto in top 4, quindi sì, per stare molto contento. Una zona alta di classifica decisamente stacked. Vedo che la regia, tra l'altro, ce lo sta preparando, visto che ancora stiamo aspettando che i giovanissimi della categoria junior si portino sul palco e si preparino il loro match. Possiamo dare una rapida occhiata anche a questa, ricordando il general formato che le postazioni che contano maggiormente sono quelle della top 16 europea e dietro quella da tenere il conto comunque fino alla numero 22, quella segnata dal nostro amico Flavio Del Pidio. Baris, aspetta, sto ragionando, quanti giocatori di questi non hanno top cut nel corso di questa season? Forse è un po' di, cioè, nel senso, sicuramente non possiamo trovare il risultato, però vedere Billa sedicesimo quest'anno, che comunque ha fatto 1065 punti a suon di giocare tantissimi tornei, mi ricorda un po' quando nel 2016 prese l'invito e il day 2, andando a sorpresa a giocare il nazionale in Sudafrica. Cosa che al tempo sorprese tutti. Nessuno considerava quella cosa nemmeno come un'opzione, e invece lui prese il D2 in quel modo. Sono le varie strategie, alla giocatore, fine, diciamo, per il farming dei punti. Diciamo creativo nella... Diciamo creativo. Nel modo in cui si qualifica ogni anno. A volte, sai, basta vincerne uno bello e ti metti in una buona posizione, però sì, anche senza vincere, farne tanti sicuramente cementifica il proprio status come un giocatore che comunque di esperienza se ne fa tanti. Poi comunque puoi andare a 100 eventi, ma comunque un piazzamento lo devi fare per portare tra a casa punti. Lui ha una top 8 al mondiale, sempre in quell'anno, con un team preso la notte prima. Stava giocando il team di Wolfie, che poi ha vinto. Quindi sicuramente è uno dei giocatori più furbi. Sì. Uno dei giocatori più furbi. La furbizia fa anche qua tanto. Tanti nomi che conosciamo, ovviamente, nella top 16, tra i nostri vari italiani, tra giocatori che hanno vinto eventi di questa stagione, tra i più recenti come l'internazionale di Dunlop o la regionale di Stoccolma di Michael Kelch. Ha per l'appunto una Relienzo Lac in quella terza posizione, aspetta ancora di vedere come gli andrà quest'oggi. È stato un Nike, direi, decisamente interessante, in quanto il più grande evento in Regulation G, sono emersi anche tanti pensieri, ovviamente, sempre di più da parte di tanti giocatori che arrivano a giocarsi grossi campionati in questo formato. Un formato un po' odiato e amato da molti, e alcuni apprezzano la versatilità che avere pezzi forti come quegli Uber in squadra ti dà, altri invece non così tanto, anzi lo trovano un po' restrittivo forse su certi campi. Sì, comunque il tema un po' di questo internazionale è stato chi riusciva ad accaparrarsi le ultime posizioni in top 16. Sì. E volendo un po' riassumere quelli, diciamo, allora, fino da San Vito in su sostanzialmente non ci sono stati grandi modifiche, cioè giocatori che erano lì sono rimasti là, con l'eccezione di Sanchez, che un po' rischiava facendo top 8 a questo evento, invece ha consolidato la top 16 portandosi a 1310 punti. Engyue Zhang, che era uno di quelli che inseguivano la top 16, sì, ma essendo fuori, ha comunque riuscito a fare un day 2 salendo 15, quindi in quindicesima posizione. Poi, e invece quelli che non ci sono riusciti, Giulio, vabbè, l'ha consolidata anche, però in realtà era sopra San Vito, se non vado errato, quindi rimane dov'era facendo un'ottima run, che purtroppo non gli è bastata a toppare per via della resistenza, nonostante sì, un 5-1 al day 2 partendo 5-0, quindi abbastanza incredibile. Sarebbe stato bello avere un italiano in top 8, però già, è quello che è. Invece, volendo vedere quelli che invece non ce l'hanno fatta barra hanno preso lo stipend, perché comunque lo stipend è meglio di niente. Certo, fino a top 22, ricordiamo. Abbiamo Nicolai, che non ce la fa per poco, perché comunque
era partito bene, se non sbaglio aveva anche fatto dei due, però il dei due non gli è andato molto bene. Taran Birdi, stessa identica cosa, e poi Francesco Piopero e Marco Marras. Il primo no, che non fa dei due, ma che comunque fa dei punti che gli permettono di ottenere lo stipend. Il secondo invece che fa dei due, facendo i punti che gli permettono di fare lo stipend. Aver Signorina che invece parte come sedicesimo, ma chiude come ventunesimo. Quindi, e lui tra l'altro ha fatto zero punti proprio. Ha fatto 4-5 e per la resistenza non ha preso punti. Quindi a lui è andata decisamente male, ma comunque riesce a... a mantenere lo stipend. Sì, anche un Taran Birdi che avevamo visto, se non sbaglio, proprio nell'ultimo match streamato di Day 1 conquistare il suo posto nel Day 2, ma purtroppo non riuscire poi a portare a casa il risultato per mantenere o mettere le mani su quella top 16. Effettivamente menzionavi, sì, un po' amaro il commentare un evento senza avere nemmeno un italiano in top 8, e mi viene da dire, tra l'altro, pensando anche un po' dietro, uno dei rarissimi eventi senza un italiano in top 8. Sì, in realtà mancava l'ultimo, ovvero Flavio Del Pidio, che riesce anche a prendere lo stipend con il 22esimo posto nonostante non fosse andato al Nike. Scusa, eh sì. Continuo. No, giusto sottolinearlo. No, l'essenza di Flavio Del Pidio al Nike si era d'altra parte un po' sentita. Anche lui è un giocatore che seguiamo sempre molto volentieri negli standings. E che, c'è da dire, forse in Swiss Flavio uno dei giocatori che tende ad avere talvolta dei risultati un po' altalenanti, uno dei giocatori che non è raro che magari parta male per riprendersi, è un giocatore che seguiamo molto spesso quando è agli eventi, ovviamente quando non c'è, gli facciamo un saluto da casa che magari ci guarda, però non possiamo fare molto altro. Vedo che perlomeno lo streaming internazionale è passato con le grafiche a colorazione del BGC, quindi sembra che si stiano lasciando le carte indietro, quindi spero che il tempo da attendere non sia ancora così lungo. Vediamo un po' anche se la chat menziona qualcosa. Sì, i punteggi sono aggiornati con il Nike, ovviamente la stellina, l'asterisco a fianco del Lienzo là è ancora pending il risultato della finale. Maras dovrebbe aver locato il paid per il like. In realtà non lo so, ma non penso, perché non ha fatto particolarmente, cioè, tanti punti ultimamente. Nel senso, ha fatto dei punti questo weekend, però in generale tipo già i locals li aveva maxati a inizio season per prendere il paid per l'Ewic, quindi non credo. Magari lo stipend, possibile? Possibile. È passato un flashato un attimo la grafica sull'internazionale riguardo al mondiale di Honolulu. Ma perché devono dare una notizia importante? Devono oggi dare una notizia importante, detto. Però in teoria dopo l'evento. Sì, solitamente le notizie vengono tutte lasciate al momento post cerimonia, post premiazione. Dovrebbero esserci notizie, come tradizione vuole, un po' sull'ultimo internazionale di una stagione prima del mondiale, su quelli che saranno poi gli eventi dell'anno successivo. Quindi approfittiamo anche per ricordare a tutti che quando finisce l'azione, quando finisce la finale, non andate da nessuna parte se siete interessati ad avere magari qualche anticipazione sul calendario del 2025, visto che ormai è una delle ultime opportunità per farlo. Questo l'ultimo grande evento, l'ultimo evento in sé prima del mondiale. Un mondiale che, oltretutto, da quanto sento un po' nelle opinioni di vari giocatori, non, devo dire la verità, non sono pochi i tweet di giocatori che sono usciti da questo evento un po' demoralizzati per il mondiale. Cioè? Magari per via di risultati, ho visto dei giocatori scrivere magari tweet che mi passano, non sempre giocatori che conosco bene, però giocatori scrivere sono andato al Nike con la speranza di portarmi a casa un ultimo bel risultato per darmi la carica per il mondiale, invece Day 1 è andato malissimo e adesso non so se... non vado più convinto verso il mondiale. Diventa un po' forse pericoloso anche proprio per la confidence di giocatori, visto che ci sono tanti giocatori che comunque su quella si basano tanto per tirare avanti, attendere questi eventi grandi a fine stagione o in prossimità della fine di stagione, nonostante magari abbiano già tutti i punti che gli servono, non hanno bisogno di fare qualche championship point extra. A volte andare per il momentum, per caricare un po' di momentum, per caricare un po' di fiducia, fa bene. Molto spesso sentiamo giocatori in intervista parlare soprattutto di questo. Abbiamo sentito Wolfie Glick, ad esempio, dire: non sono qua per vincere, essenzialmente, sono qua per prendere un match alla volta. Tanto al mondiale ci vado, il mio posto ce l'ho, voglio soltanto continuare a divertirmi con questa squadra, prendere un match alla volta e caricarmi in vista dell'evento. Ha detto tutte queste cose, però ha anche detto che gli shoutout li avrebbe fatti dopo. Questo è vero. Tradendosi. Questo è vero.
alla fine lasciando, non si può... lasciandosi sfuggire il fatto che pensava che avrebbe fatto bene. E bene aveva fatto, perché a un certo punto al day 1 abbiamo raggiunto un punto sulla classifica. Ha chiuso X1, sì. Ha perso l'ultimo round, forse contro Relien, se non vado errato. Ma abbiamo raggiunto una classifica al day 1, dopo il round 8, quindi il penultimo round. I quattro giocatori undefeated erano Wolfie Glick, Marco Silva, Aurelien Solà ed Eric Rios. Quello è prima dell'ultimo round, però. Prima dell'ultimo round. 8-0, poi Eric Rios e Aurelien, se non sbaglio, sono gli unici rimasti. Sì, perché hanno battuti. Giocato Eric e Marco, esatto, sì. Quattro nomi che fanno power, lo menzionavo a Pietro l'altro giorno, ho detto una top 4 che non mi stupirebbe di vedere come top 4 mondiale. Mm. Sì, ha senso. Ma infatti... Però sì, secondo me è anche per via del formato, il fatto... l'incertezza di questi giocatori. È un formato comunque difficile, cioè gli Uber sono sempre difficili, specialmente tipo come entry, tipo se stai provando, se è la prima volta che giochi un formato con i restricted, oppure se banalmente stai provando a buildare all'inizio, è un po' peggiore la situazione, più complicato. Ed è effettivamente qualcosa che penso sia abbastanza presente, comunque, perché abbiamo seguito negli ultimi anni, da quando c'è il competitivo di Scarlatto e Violetto, un grande afflusso di non necessariamente nuovi giocatori, cioè sicuramente tanti nuovi giocatori, ma anche tanti giocatori che ritornano al competitivo dopo aver magari skippato Spada e Scudo per le meccaniche non particolarmente apprezzate. Tutti lodavano molto bene questa, la meccanica della terra, chiaramente la meccanica di questa generazione, come motivazione per vedere e sperare in un metagame un po' più sano. E forse adesso è arrivata la barriera dove un po' si pescano quelli che sono appena arrivati o quelli che magari sono appena tornati, e sull'Uber si ritorna un po' alla solita pappa, per usare un termine un po' così. Sì, ha senso. Comunque rispondo a un commento che ho visto molte volte in chat. Io non so ancora se andrò al mondiale, lo deciderò prossimamente. L'invito ce l'ho, però devo decidere se andare. Dipenderà da quanta voglia e motivazione avrò, probabilmente. Abbiamo l'esclusiva, quindi abbiamo la dichiarazione in prima stampa, lo scoop. Sì, sì, di scoop di me che non dico assolutamente niente. Esatto, lo scoop. Non lo so, ragazzi, vedremo. Se non vai ai casti, vedremo come sarà la distribuzione generale. L'opportunità, comunque tu eri passato anche per una, menzionavamo prima, la prima volta che siamo stati anche a sedere a fianco, era stato un evento dove tu non eri parte della crew integrale, ma sei passato a fare una guest star, sostanzialmente, uno degli internazionali dello scorso anno. Quindi, chissà ragazzi, vediamo. Io vado? No, io ragazzi non ho mai messo piede in una venue. La mia conta di Championship Points probabilmente sta nei negativi, quindi... non c'è nemmeno il rischio che io possa andare. Oltretutto, il viaggio. Intanto nello streaming ufficiale si preparano al match Miraidon contro Cali Ice. Io sono veramente curioso. Tra l'altro abbiamo bettato contro... bello sto disegno. Abbiamo bettato... sono ispirato ai cerchi e alle frecce di prima. Bettato contro Cali Ice. Tifiamo per Miraidon, tifiamo per il neozelandese. Quindi sono veramente gasato per questa finale. È un Miraidon che tu avevi calato nelle tue prediction, quindi che potrebbe spuntare fuori e darti successo almeno in una delle categorie, anche se dovremmo... Ma allora, voglio riaprire questo discorso. Apriamo questo discorso. Allora, le regole che sono state stabilite prima delle prediction erano che... il metro di valutazione sarebbe stato day 2, usage del day 2 contro usage del day 1, con dei bonus se quegli Uber là fanno top 8, top 4, eccetera. Sì. Per cui questa virata su Pokémon che fanno finale non è tanto giusta. No, infatti, dobbiamo stilare un regolamento vero e proprio per avere una struttura chiave. Sbircio, tra l'altro... dal riquadro dello streaming internazionale che sul palco c'è Anna Prosser, che sta quindi, immagino, aspettando solo il segnale per iniziare con le presentazioni. Dovremmo essere veramente molto molto vicini. Allora, ci incredibile dire di saltare il mondiale 3 giorni dopo essere in stream game 1. Tu sei stato in stream game 1 dello scorso mondiale, vero? Sì, però l'anno scorso ero sicuro di andare, cioè a me non mi sembra di aver avuto dubbi particolari. Giappone era da fare.
una meta decisamente, decisamente ambita, decisamente interessante, soprattutto nel contesto di quel mondiale. Sì, sì. Passiamo la linea all'internazionale, perché credo ci sia la presentazione delle finali VGC. You look ready. And for that reason, I will now welcome to the stage your junior division finalists. Please welcome Kevin Hahn and Damon Zhu. A few questions, so come in close, let's share the Pokeball here. Kevin, I'm gonna start with you. If people have never watched you play before, how would you characterize your style? Are you an aggressive player, a defensive player, a patient player? What would you say? So I have many different play styles. It mainly depends on the team I'm using and the matchup, but I can either be really aggressive when I need to and really passive when I need to. Very flexible, that's great. So are you feeling confident going into this match? I'm feeling really confident about this match. It's a bad matchup, but my brother and I and my coaches prepped a lot for it. So I think I'll do well in this match today. Are those people watching here in the crowd? Who's here for you? My family, my friends, my brother, and all of my coaches. Let's hear you cheer. All right, thank you, Kevin. Good luck. And now, Damon, let's chat a little bit. What about you? Would you say that you're an aggressive player, a passive player? What kind of player are you? Aggressive. You're an aggressive player? Awesome. All right, we want to see that aggressive play. Now, do you feel confident going into this match? Yes. How confident? Pretty confident. Pretty confident. That sounds great. All right, who's here in the audience for you or watching at home? My brother, my coach, and my dad. Let's hear you cheer for Damon. All right, we are so excited to watch you play, so let's get to it right now. Casters, let's start. Presentazione dei due finalisti. Ma il giocatore di Miraidon ha la metà degli anni dell'altro. La metà dei centimetri dell'altro. Non va bene. C'è una discrepanza enorme. Le magliette di Play Pokémon che gli danno gli arriva sotto le ginocchia. È un... Letteralmente Davide contro Golia. Un commento speziato. Dice entrambi i giocatori molto confident. Kevin, il primo intervistato, ha sottolineato anche come... messo forse un po' le mani avanti, non sia un bel matchup per lui, come sostiene, ma ha ripassato con il fratello e con i coach per essere sicuro di arrivare preparato. Beh sì, è giusto. Certo. Adesso i bambini hanno sempre dei coach, cioè li hanno sempre avuti, però adesso con il coaching che è diventato più diffuso hanno anche la possibilità di fare coaching con dei giocatori molto forti invece che con il cugino, lo zio, sì, il papà. Quindi penso che il livello dei bambini sia cresciuto molto negli ultimi anni, anche grazie a questo. Sì, vedo molto spesso giocatori che appunto hanno slot di coaching e si occupano di giocare molto anche per gli altri e di insegnare, diciamo, di condividere il talento. Avere molti clienti giovani, essenzialmente, lavorare molto con bambini o ragazzi che si approcciano magari non necessariamente per le prime volte, però per condividere poi quei risultati di portarsi a casa la prima top cut in categoria senior o quant'altro. È un'esperienza molto comunitaria che nel BGC si vede tanto tanto spesso e che sicuramente aiuta a creare una scena che promette di essere duratura. Sì. C'è tanto ricambio generazionale innatamente in queste dinamiche. Sì, sì. Però soprattutto il livello è salito moltissimo. Cioè questa cosa del coaching gioca veramente a favore dei più piccoli. Tra l'altro credo di aver ben... vediamo i team un attimo. Ok, credo che... ok. Perché tipo non ero sicurissimo del fatto che quello più piccolo giocasse Miraidon. Però ho riconosciuto il nome dell'altro. Quindi effettivamente così. Il giocatore di Miraidon, tra l'altro, ho sbirciato prima che l'internazionale passasse un'intervista, immagino, con parenti dei partecipanti. Il ragazzo più piccolo, giocatore di Miraidon, con uno score perfetto, con uno score di 6-0 in Swiss. Mentre il suo avversario 4-2. 4-2 addirittura? Sì. Ok, allora mi fido. Un pochino più una scalata. Nonostante da parte abbia di Kevin. Molti anni in meno... Seed 1, il più piccolo, ci notifica la regia. L'altro giocatore arriva da settimo seed, quindi praticamente a malapena qualificato per la top 8 e poi una bella run attraverso il bracket per arrivare a questa non finale. Non so più chi sia Davide e chi sia Golia. La situazione si inverte un po' su questo. Roller coaster di emozioni. Un roller coaster di emozioni. Come...
Iniziamo a parlare un po' di gioco giocato, perché allora, poi quando arriveremo anche in Team Lead così tanto tempo per menzionare. Fornirò il mio commento tecnico. Vai. Allora, la mia prediction era che che Damon, perché ha un nome, porti Miraidon, Whimsy, Farigiraf e Incineroar, non necessariamente in quest'ordine, perché mi sembrano i migliori nel matchup. Potremmo anche vedere l'apparizione di Ditto potenzialmente, non mi sorprenderebbe troppo, però tendenzialmente gli altri quattro mi sembrano i migliori, mentre da Kevin Hahn mi aspetterei Calyrex e Amoongus in lead, in particolar modo, perché anche se in realtà, allora, Calyrex Amoongus è la lead tipica che si fa contro Miraidon, però allo stesso tempo in questo team c'è Incineroar, Goggles, Taunt, che di solito non vediamo qui. Quindi è anche possibile che Damon vada a partire appunto di Incineroar, Miraidon per contrastare quella lead là, e che quindi di conseguenza Kevin Hahn non parta così spensieratamente di Amoongus, Calyrex, soprattutto perché appunto non può mettere Trick Room né sporare grazie al campo Miraidon. Certo. Come se cercassi un po' di metterti nei panni, non dico chiaramente dei ragazzi, ma del coach magari, il ragionamento che fai tu è giustamente un ragionamento che va a volte anche di tier 2, tier 3, dici questa è la mia giocata ottimale, ma anche lui lo sa, quindi lui probabilmente farà questa giocata e quindi la mia giocata ottimale contro lo suo diventa questa, però lui lo sa ed è un continuo andare avanti e indietro verso le scelte. Secondo te, se dovessi parlare ad un giocatore comunque molto giovane e che ricerca uno stile quanto più streamlined, quanto più diretto possibile, dov'è il punto a cui fermarsi? Giocare semplicemente contro il primo counter dell'avversario o andare sul semplice sperando che l'avversario si inciampi da solo un po' nel suo ragionamento? Ma più che semplice e complicato, ci sono delle risposte che a volte vanno bene un po' contro tutto. Infatti non mi sorprenderebbe qua semplicemente Incineroar, Miraidon, mi sembrano forti contro tutto. Mi sembra che tra l'altro questo Pelipper avesse Helping Hand. Adesso tra l'altro mi apro il team, lo tengo davanti. Però Helping Hand che può essere interessante in questo matchup. Potenzialmente Helping Hand Close Combat può far fuori Miraidon turno 1 con la Terra Ghost di Urshifu. Non sono sicurissimo di questo calcolo, però possibile. Sarebbe un... Comunque penso che qualora soprattutto non fosse così, il ragionamento corretto, cioè che mi aspetterei da Damon e dai suoi coach, il suo team, sia di partire Incineroar, Miraidon. Guardiamo un pochino anche gli achievement dei giocatori. Kevin Hahn sulla destra, campione dell'EWC di quest'anno, nel caso vi ricordaste il nome vi suonasse familiare, top 4 all'NAIC, quindi internazionale americano dell'anno scorso, top 16 al mondiale di 2 anni fa e 7 volte campione regionale, mentre per Damon Zhu, forse anche per l'età inferiore, si contano meno achievement e più recenti. Perth, in generale eventi australiani, quindi forse anche da qui possiamo cercare di intuire una regione di provenienza o di maggiore appartenenza, se non altro da parte di Monzu, riconoscendo in lui il neozelandese che arriva a questo scontro. Abbiamo visto ancora una volta rapidamente passare i 6 Pokémon dei 2 partecipanti. Molto carina la foto con il peluche di Lugia, ma Damon porta sul palco un peluche di Azumarill a portargli un po' più di fortuna. Ecco qua i set, partendo dal Miraidon, che rivediamo ancora una volta. Ok, ho appena controllato le 2 cose su cui ero in dubbio prima e confermo che il Pelipper aveva effettivamente il Helping Hand e l'Urshifu è Terra Ghost. E che Miraidon ha un role molto alto di venire shottato da Helping Hand Close Combat. Quindi quella può essere un'arma molto interessante in questo matchup per Kevin Hahn. Champion in the making, un campione di venire, ha vinto il suo primo regionale questa stagione. Che l'internazionale americano possa essere il prossimo, questa è la domanda per un giocatore che, se non altro, possiamo magari anche abituarci a vedere in questa categoria. Alla fine le fasce d'età, soprattutto per le categorie giovani, sono abbastanza ristrette, che a volte un junior non fai tempo ad affezionarti a lui che passa nei senior, devi tenere traccia di lui in una categoria del tutto diversa, ma il primo sfidante sembra comunque arrivare con ancora diversi anni in questa fascia d'età davanti a sé. Qua invece il team dello sfidante, del giocatore statunitense con il suo Calyrex Ice Rider.
menzionavi l'Urshifu Teragosta, sì, no, comunque menzionavi quella Alpine. Rimango dell'idea che, allora, io al posto suo farei, cioè, al posto di come si chiamava, Damon, sì. Di Damon farei probabilmente il Senior Miraidon Lead. Perdonami, lui è Kevin. Sì, no, lui è Kevin, io parlavo dell'altro. Certo. Farei il Senior Miraidon Lead perché tra l'altro con l'Intimidate evita anche quella cosa lì di Urshifu. Quindi, cioè, di prendersi Helping and Close Combat che lo fa fuori che gli fa fuori subito Miraidon. Quindi, secondo me, è buona. Non è probabilmente safe al 100% contro Pelipper, Urshifu. Ci sono delle opzioni viabili, però mi sembra molto forte contro tutto. E invece, appunto, a livello di lead possibili, Kevin può fare più cose. Un pochino più di versatilità. Ci mostrava il sottopancia, sottolineava appunto campione dell'internazionale europeo di quest'anno alla ricerca del titolo back to back, un obiettivo che, come menzionavamo anche, beh, nel caso dei Master forse ancora più difficile e elusivo data l'enorme mole di giocatori, ma niente da disdegnare e ignorare anche nelle altre categorie, anche nelle altre fasce d'età. Io direi comunque teniamoci pronti per questi match, perché le finali che precedono la gran finale, la fascia d'età Master, ovvero quelle Junior e Senior, tendono ad essere spesso molto veloci, tendono ad essere spesso fulmine e aggressive. Sono molto curioso di vedere come questi due giocatori si approcciano, anche sì, perché siamo stati un'ora ad aspettare le carte. Il rischio è che qua finiamo in 5 minuti. Non penso, però sì, i bambini generalmente sono molto più aggressivi degli adulti, questo è risaputo. E qui intanto è già iniziata la team preview, e anzi vediamo il turno 1. Vediamo il turno 1, partiamo con il primo game di questa finale Junior. Miraidon ad attivare il motore con Whimsicott dal suo fianco contro Amoongus e Calyrex. Qua interessante, effettivamente Kevin parte di Amoongus Calyrex, che citavamo prima, mentre Damon parte non con Incineroar Miraidon ma con Whimsicott Miraidon. Si parte subito con una terra cristallizzazione di primo turno. Sarà Miraidon ad accendere la lampadina sulla sua testa, a potenziare quindi le sue mosse elettriche. Un Miraidon in campo elettrico, terra elettro, con le specs che abbiamo imparato a conoscere nei campionati a cui ha portato la vittoria. Rage Powder per Amoongus di Kevin Han a riportare su di sé l'attenzione del team avversario. Dopo la protezione di Whimsicott andrà per il Volt Switch Miraidon, che riuscirà a shottare Amoongus grazie ad un crit. Importantissimo questo crit, non avrebbe mai shottato senza. Anzi, penso che pure con il crit sia lì. Cioè, conta che di solito Electro Drift Terra può shottare Amoongus se è particolarmente fragile difensivamente. Tra l'altro vediamo il ditto. Ed ecco il ditto che entra al suo posto, che diventa subito un Calyrex. Tolto un Uber, se ne fa un altro. Vediamo qual è stata la mossa del Calyrex di Kevin Han. Già un Pokémon in meno però per il team avversario. Glacial Lance ben parata dalla protezione di Whimsicott, che non deve quindi tenere quella super efficacia. E ditto subirà del danno, ma chiaramente non molto efficace. Che turno di Demon Zoo? Qua, allora, rettifico una cosa molto importante che ho detto prima. L'Incineroar di Damon non è Goggles Taunt, ma è AV. Quello che i due Incineroar Goggles Taunt che mi ricordavo in realtà erano entrambi nei Senior. Invece ricordavo uno nei Senior, uno negli Junior. E quindi di conseguenza, non essendoci l'opzione di Incineroar Miraidon, chiaramente Whimsicott Miraidon diventa la migliore. Che è quella che abbiamo visto, e di conseguenza Amoongus Calyrex è solida per Kevin Han, come anche abbiamo visto. Qui entra tra l'altro ditto in una situazione non di Trick Room, che va benissimo a Damon, anche se però qualora fosse arrivata il Whimsicott avrebbe potuto reversarla facilmente con Helping Hand, a meno che non fosse entrato al Fake Out nell'altra slot. Qualche scelta ancora prima dello scattare del timer, questa immagine con i due Calyrex che si guardano negli occhi, molto divertente. Raging Bolt è stato adesso il compagno selezionato da Kevin Han per quel Calyrex Ice Rider. Anche la Montoglie Whimsicott dal campo, e sarà invece Farigira a far prendere il suo posto.
con il seme elettrico che andrà ad attivarsi grazie al campo precedentemente settato da Miraidon, a boostare la propria difesa e stare quindi più comodo davanti a quel Kalinex Ice Rider. Anche Kavinan tira fuori la sua terasfera, attiva la terra cristallizzazione, sarà Raging Bolt a terra cristallizzare con lo stesso elemento del restricted avversario. Due terra elettro in questo game 1. Quella di Demon Zoo ha reso grande rendita grazie anche a quel crit. Glacial Lance adesso del ditto camuffato da Kalinex Ice Rider, adesso ben tenuto. Thunderbird però il fulmine dell'altro Raging Bolt che si scaglia proprio su quel ditto a prendere il KO e Kavinan equalizza le eliminazioni. Ditto che, copiando il Pokémon di turno, copia tutte le statistiche ma mantiene la vita base di ditto, per cui in realtà è molto meno bulky, e infatti qua vediamo venir giù da un Thunderbolt che comunque tera col campo, col booster energy, però non sarebbe stato sufficiente a one-shottare Calyrex originale. Comunque una bella lotta. Qua entra con Whimsicott, Damon e... non è arrivata a cosa ha fatto con Calyrex? Trick Room, ok. Quindi qua è disponibile l'opzione di fare Anchor su Calyrex, ma ti dirò, questo Parigiraf è molto minacciato dal Bolt avversario, quindi non vedo benissimo questa situazione per Damon. Vediamo, Kavinan tira fuori il Calyrex, mette in campo il Pelipper, ottima la schivata, la prediction sull'Anchor che sarebbe arrivato. Psychic Noise cerca di restituire un po' di danno al Raging Bolt, ma il danno non è molto esteso. Prevenzione sulle guarigioni, ma di nuovo si carica la lampadina, pronto a scagliare un fulmine che sotto la pioggia sta molto bene tematicamente. 40 HP rimanenti sul Farigiraf. Farigiraf ha... che mossa ha fatto Farigiraf? Farigiraf ha fatto Psychic Noise sul Raging Bolt. Ah, non ha reversato la Trick Room? Allora qua è un grosso problema questa situazione, perché quello che deve fare qua Damon semplicemente è creare la situazione per far sweepare Miraidon, perché Miraidon picchia tutti i Pokémon dell'avversario banalmente. Ok, no, in realtà non può fare discharge perché c'è Pelipper, quello sarebbe stato utile, però sì, picchia tutti, e quindi l'ideale qua sarebbe stato togliere Trick Room, che non sarebbe stato facile perché appunto Farigiraf sì, rischiava di morire ma non è morto, però c'è comunque la Trick Room. C'era quella chance. Ecco che entra Miraidon adesso dal campo di Damon Zoo. Kavinan sembra aver letto abbastanza bene l'intenzione avversaria. Ripeti che arriva su Raging Ball, costretto quindi a bloccarsi su quel fulmine che ripete ben volentieri a restituirlo proprio al Whimsicott, che l'ha bloccato in questa situazione. 7 HP rimasti su Whimsicott, ma l'Hurricane chiuderà la pratica. Whimsicott con un secondo KO conquistato da Kavinan. Demon Zoo adesso ridotto ai suoi due ultimi Pokémon. Mi fanno molto ridere le loro facce. Cioè, Damon sembra tipo un po' sorpreso, mentre Kevin sembrava arrabbiato per via di quell'Anchor, nonostante il turno gli sia andato benissimo. Magari era semplicemente, non lo so, come dire... cioè, gli è andata bene, era contento del turno e quindi stava tirando un sospiro di sollievo. Un altro Psychic Noise di Farigiraf che parte per primo sotto la Trick Room ancora attiva, a portare Raging Bolt nel rosso. Ancora lontana la chance di poter chiudere una kill su quel Brontosauro. Il Thunderbolt toglierà Farigiraf dai giochi. Ora tutto è nelle mani del Miraidon di Damon Zoo. Con la sua Choice Specs deve stare molto attento davanti a quel Pelipper, perché spara nel frattempo una Weather Ball col danno acquatico che si fa sentire come 61 HP. Prima di scatenare l'Electro Drift, Miraidon andrà a cercarsi proprio Pelipper per vendicarsi del danno subito. Un pelicano che non può certo resistere a questo danno. La Sash gli permetterà di rimanere a 1 HP. E ora è tutta in salita per Demon Zoo. Sì, no, volevo dire qua, se fosse arrivata la Weather Ball, Damon... avrebbe dovuto cominciare a pensare a Game 2, e così è stato. Qua, sì, non è riuscito a fare semplicemente abbastanza con quel ditto trasformato in Kali-Ice, nonostante appunto si sia trasformato nel Pokémon desiderato, cosa non scontata. Però mi ha particolarmente sorpreso il danno su Raging Bolt, che era veramente basso con Glacial Lance, e mi ha anche sorpreso il non reverse della Trick Room. Infatti questa era una delle cose
era una delle cose di cui parlavamo prima relativa a Miraidon. Thunderbolt, dopo continuo. Chiudere le pratiche per questo game 1, puoi pure continuare Arash, la prima partita è scritta. Ok, no, quello che dicevo è che Miraidon è un team relativamente difficile da giocare, perché è forte ma richiede una certa precisione, e il che infatti comunque, nonostante i set un po' diversi dal solito con Ditto, con Landorus, che vanno a semplificare certe situazioni, comunque mi sorprende che Damon sia arrivato, abbia fatto Swiss perfette, sia arrivato in finale con un team molto difficile da giocare. Però in questa finale secondo me c'erano dei turni chiave in cui avrebbe potuto fare delle cose diverse. Era comunque non buonissimo il matchup per come è andata, però penso che se avesse tolto la Trick Room con Farigiraf invece di fare quello Psychic Noise, principalmente quello. Se avesse fatto quello probabilmente avrei potuto giocarsela un po' di più. Il turno chiave, molto buone le letture di Kevin, soprattutto mi viene in mente lo switch out di Calyrex dopo aver settato la Trick Room per non rimanere bloccato dall'Encore di Whimsicott, una mossa abbastanza classica ma comunque che va rispettata per non rimanere incastrati in una posizione scomoda. E dobbiamo ricordare oltretutto il modo in cui questa partita è iniziata, con quel crit che toglie Amoongus dai giochi turno 1 grazie al Volt Switch totalmente amplificato da parte di Miraidon, quindi un game che per quanto era iniziato benissimo, di gran lusso per Damon, non si è risolto a suo favore. Chissà che in due non sarà ancora più faticoso con meno assistenza da parte della Deventata. Qui penso che avrebbe fatto parecchio comodo il light screen che vediamo nella versione più classica di Miraidon, perché banalmente con il light screen avrebbe retto il Thunderbolt con Calyrex Ice permettendogli di restare in campo un altro turno. Però andiamo a vedere il turno 1 del game 2. E già abbiamo un adattamento, perché questa volta a fianco di Miraidon c'è Landorus a prendere il campo. Landorus che deve un po' tremare di fronte al Kali Ice avversario. Ok, qua Damon fa un adattamento interessante. Cioè porta una lead che comunque può essere rischiosa qualora fosse arrivato un fake out più Calyrex, che però funziona piuttosto bene contro invece la lead che ha fatto nel game 1, portando due Pokémon che possono attaccare. E avrà fatto Discharge più Sensor Storm? Se fosse arrivata la Protect di Calyrex, Damon sarebbe nuovamente nei guai. Vediamo la mossa selezionata. Questa nel frattempo è ancora una volta una terra elettro di un Miraidon che vuole partire con l'offensiva fin da subito, fin dal turno 1. L'ha detto Damon Zhu in intervista, è un giocatore dallo stile particolarmente aggressivo e sembra che Kavinan abbia letto proprio questa intenzione, perché c'è la protezione per il suo Calyrex, la scarica parte comunque, il Pelipper arriva troppo tardi per poter piazzare la sua wide guard a proteggere gli alleati, e questo sarà un duro colpo sul Pelipper che grazie alla sua Focus Sash rimane al singolo HP. Ma ora tocca alla mossa di Landorus, la Sunseer Storm si infrange sulla protezione di Calyrex e non ha effetto su Pelipper, giustamente. Sì, questa volta vediamo Kevin visibilmente contento e con ogni motivo, dato che appunto in questa situazione qua può fare in maniera relativamente safe Wide Guard e Trick Room. E come vediamo la fa Wide Guard a proteggere il proprio compagno dalla scarica nuovamente cliccata da Damon Zhu, che non ha scelta grazie alle lenti scelta del suo leggendario di copertina. Dovrà togliersi dal campo quel Miraidon se vuole riuscire a minacciare la squadra avversaria, ma gli fornirà un bel assist il suo compagno con una Sludge Bomb che toglie quel Pelipper dai giochi. La stanza dei trucchi per la distorta zona viene attivata e Kevin Han ancora una volta porta Damon Zhu nella sua dimensione distorta. Vedi, in una situazione simile penso che veramente il counterplay fosse molto limitato. Cioè, la soluzione qua sarebbe stata forse fare un Earth Power su Calyrex più Switch di Miraidon su Farigiraf. Però vedi, è una giocata complicata forse per un bambino. Cioè, proprio per quello le mie riflessioni di prima su Miraidon in questa finale Junior. Intanto Damon continua a riflettere su quale sia la mossa migliore, però secondo me in questa situazione è messo piuttosto male e Kevin può cominciare a sweepare con i suoi Pokémon.
Kevin sembra essersi apparecchiato molto bene, adesso sarà Whimsicott a prendere il campo. Quel Calyrex Ice Rider inizia a leccarsi i baffi di fronte agli avversari che gli si parano davanti. La terrasfera si carica anche per Kavinan, nuovamente il suo Furia Tonante a prendere il monotipo elettro sulla sua testa con il proprio potenziamento. Protezione per Landorus, che non vuole immediatamente essere abbattuto dalla furia avversaria, ma la Glacial Lance si infrangerà comunque su Whimsicott. Non a prendere il KO in virtù della Sash, ma comunque a tirare una netta martellata al Pokémon appena entrato dal lato del campo di Demon Zoo. Kevinan decisamente con il volante in mano, Thunderbolt a ricercare proprio il Whimsicott appena entrato e dargli il ben servito. Per di più Kevin prende pure lo slot dello switch. Oddio, anche se c'è a dire che c'era Miraidon, quindi in realtà questa play era completamente safe e telefonata. E ok, vediamo Damon entrare con Ditto, che diventa Calyrex. Interessante, tuttavia, essendo Scarf... Sarà più lento in Trick Room. Sì. Oddio, non sono sicuro, dipende dalla speed del Calyrex di Kevin, però penso che tipo Thunderclap più Glacial Lance lo shotti sempre, quindi essendo Scarf il Ditto, oddio, potrebbe reversare la Trick Room qualora arrivasse il Thunderclap, quindi, ma prima si è visto chi era più veloce? Penso fosse appunto più veloce Ditto, perché prima ha attaccato dopo Bolt, ok? Sono... Allora, tipo, se Kevin si ricorda di questa informazione, può semplicemente fare Thunderbolt più Glacial Lance, splittando, e cioè, nel senso, Thunderbolt su Ditto, Glacial Lance, e dovrebbe essere completamente safe come mossa. Vediamo se Kevin la pensa allo stesso modo. Miraidon nel frattempo rientra in campo al posto di Landorus. Il campo elettrico è ancora lì, niente da refreshare, ma attiva il suo potenziamento Glacial Lance, sparata da Kevinan per lanciare una buona quantità di danni, e arriva anche il Thunderbolt proprio nella slot di Ditto. Il danno sarà sufficiente? Ebbene sì, anche Ditto ci saluta. Damonzu sta vedendo i suoi pezzi crollare uno dopo l'altro sulla scacchiera dominata da Kevinan. Sì, Kevinan, nonostante il 4-2 in Svizzera, nonostante fosse il Davide segreto di questa finale, sta giocando il matchup, a mio avviso, molto bene. E si accinge a vincere questo match, soprattutto dato che c'è ancora la Trick Room. C'è ancora la Trick Room, ancora due turni rimanenti. Tenta nuovamente la protezione Landorus per rifugiarsi dalle lance glaciali di Calyrex, che continua a spararle, continua a cercare affondi dopo affondi. Anche Miraidon viene abbattuto dalla furia del cavaliere glaciale. Il prossimo attacco non avrà chiaramente effetto su una barriera già alzata, ma il nitrito bianco rende ancora più minaccioso l'Uber di Kevinan, che con tre Pokémon ancora dalla sua, una Mungus che nemmeno si è degnato di partecipare a questa partita, vuole mettere firma e ipoteca sul Game 2 e sulla serie, portandosi verso la sua coppa. Doppia protect addirittura. Damonzu non si arrende fino alla fine. Vuole restare su questo palco a godersi le luci della ribalta per ancora qualche secondo, per ancora qualche minuto. Questo è il suo momento e lo vuole protrarre il più a lungo possibile. Però il matchup era difficile e l'avversario ha giocato molto bene. Però comunque complimenti a Damon per aver portato un team molto interessante e molto difficile da giocare, aggiungo, in finale di questo torneo. Arriva quindi l'uscita di Raging Bolt a sostituirlo, la Mungus di cui parlavamo prima, Sensei Storm, da parte di un Landorus ormai liberato da quella Trick Room, che può cercare di agire liberamente, ma arriverà la Glacial Lance a siglare la fine di questa partita, di questa finale. Kevinan è il campione della categoria Junior. Sì, Kevin sì, ha giocato bene. Le cose sono più o meno andate come avevamo anticipato. Peccato perché il nostro pronostico era che avrebbe vinto... Il Miraidon. Esatto, di Damon. Sospettavo già che il matchup, cioè che fosse molto difficile per la categoria Junior questo matchup da giocare. Però comunque, vedendo
il fatto che sia arrivato in finale con quel team ero curioso di vedere, però assolutamente la sorpresa alla fine non è arrivata. Il primo cavaliere bianco difende quindi il suolo statunitense e Kevin Hahn fa il back to back. Un po' di rispetto riportato sul nome di Kali Rek'Sai's, dopo che non aveva vinto granché in questa Regulation G finora. Sto pensando. Forse io avrei portato Incineroar su Ditto in questo matchup qui. Forse avrebbe aiutato un po' di più. Abbiamo visto che Ditto non ha fatto granché in nessuna delle due partite, proprio per il motivo che dicevo io, ovvero che già hai un choice. Ditto è un altro Pokémon che non ha nessun mezzo per rallentare lo sweep avversario in Trick Room. Già. Quindi una volta settata la Trick Room in entrambi i game, abbiamo visto che Kevin è riuscito a picchiare il Farigiraf con Raging Bolt terato, sì, e gli altri Pokémon con Calyrex, tra l'altro facendo anche sempre la mossa giusta. E con Ditto, nonostante le doppie Protect, Damon non è riuscito a fermare l'offensiva avversaria. Damon aveva la fortuna dalla sua sicuramente con, sì, quel crit di Game 1 e quella doppia Protect di Game 2, ma alla fine la fortuna non è tutto, bisogna anche saper cliccare le giuste mosse nei giusti momenti. Un grande protagonista, devo dire, forse in questa finale, proprio il Furiatonante, proprio il Raging Bolt di Kevin Hahn. Aveva la fortuna della sua, ma non il livello di sviluppo della... Non l'esperienza. Sì, la vedete in un altro modo. Ah. ancora della strada da percorrere. Un gran bel Raging Bolt è stato proprio bene fianco a fianco a quel Calyrex. Forse è stato più lui il cavallo vincente di questa dinamica. Un ottimo modo di sfruttare il campo elettrico avversario, oltretutto, setappandosi sopra e rappresentando una potentissima minaccia. La prima finale quindi resta su territorio nordamericano, su territorio statunitense. Il primo Kali Ice difende il titolo domestico. Vediamo quali saranno i prossimi step, perché ci aspettano ancora due finali, chiaramente le altre categorie, e in ognuna di queste c'è un Kali Ice a cercare di rivendicare il suo titolo di campione dei restretti. E noi abbiamo bettato sempre contro il Kali Ice. Non noi crediamo nel Kali Ice. Non ci ha soddisfatto. Sto vedendo, tra l'altro, il bracket di Junior, ma in Junior non abbiamo neanche il nostro piacere di vedere il Mattia Cognetta, che vedremo invece nel bracket fermato nella top 4 dei senior. In realtà c'era un Junior, Corino era lì. Non so come abbia fatto. Corino, però vediamo che non ha raggiunto la top 8. Okay, ho visto che si è fatto una foto con Wolfie Glick. Esatto, anch'io. Sì. Era comunque partecipe, era comunque presente. E una piccola soddisfazione, se non altro, se l'è tolta partecipando. Non so quanto manchi all'ingresso dei prossimi giocatori, ma vedo di nuovo Sbircio con la coda dell'occhio sul palco dell'internazionale Anna Prosser che aspetta. Quindi io nel frattempo chiamerei Pietro Xella ai posti di partenza, così che quando ci sarà il passaggio per la presentazione potremmo fare ally switch sul ruolo, sul mio compagno di cast, e essere pronti anche per la finale senior. Qualche ultimo commento, Arash, sui ragazzi che abbiamo appena visto passare, sul risultato prima di avanzare? No, abbiamo detto abbastanza tutto. Damon ha uno splendente futuro davanti. Buona fortuna allora, Damon. Abbiamo l'intervista con il vincitore, andiamo a sentirla. And two international championship titles. Do you think you might be one of the best players of all time? I would say maybe, but because I'm not old enough, and I can still see myself making a lot. I made a lot of mistakes during my Swiss rounds. I do like a couple of my games, but overall, I think I'm like a really good, solid player. Absolutely, and you're just getting started. You're in the junior division. You still have seniors and masters ahead of you, but you have a very impressive title already, and you made some really, really smart choices in that last game. Can you tell us about, you know, you mentioned you're a really flexible player. Sometimes you're aggressive, sometimes you're defensive. What were some of the most important choices you think you made in this match?
So turn one of game two, I decided to switch out my Amoongus into Pelipper. Now normally this is like a super like weird play. Why would you switch a Pokemon that's quadruple weak to a Maridon, which is already super strong? So like without the Focus Sash, like, and like the 100%, I've probably done like 1000%, but I have the Focus Sash, so I will live. And for, since Maridon has the Choice Specs item, it will be locked into Discharge, which is a spread move. And once Pelipper switches in, you can use the move Wide Guard, which blocks all spread moves from, it blocks your team from taking damage from spread moves. So once I clicked Wide Guard for turn two, Maridon could do no damage to my Calyrex nor Pelipper. Now, of course, my Pelipper got knocked out the turn after, but I got Trick Room up, and that's actually like a really good trade for me. That does sound like a really good trade, and you speak like someone who has practiced and seen these scenarios happen over and over, and that's what it takes. I know you have some really special people that you train with. Do you want to tell us about that? So, of course, my brother helps me like so much for all of these tournaments, and all of my coaches. So yeah, I want to give a huge shout out to them. Anyone else you want to say hi to or thank, either here or on the stream? Of course, my family and my Pokemon friends and my school friends. Congratulations, we cannot wait to see you compete at Worlds. Let's hear it one more time for Kevin. And we have lots more coming your way, so casters, let's get on to the next match. Kevin ha una intervista di gran caratura. Ho trovato molto divertente la domanda di apertura di Anaprosser. Tu stavi prendendo le cuffie in quel momento, quindi forse non l'hai sentito. Anaprosser ha detto: beh, risultato grandissimo, hai vinto l'internazionale europeo, adesso hai vinto quello americano, sei forse il miglior giocatore di tutti i tempi? E Kevin ha risposto: forse. Vabbè, in categoria junior sta dimostrando davvero, davvero tanto, e aspettiamo, perché credo che l'anno prossimo passi in Master. Se non ricordo male dall'intervista all'Europeo, disse che era il suo ultimo internazionale europeo, quindi immagino che poi salirà in categoria senior e vedremo se in senior riuscirà a dar dal filo da torcere a chi già si trova lì. Ci sono, sappiamo, dei grandi, grandi avversari. Nel frattempo sta passando il bracket della top 8 dei senior, che approfitterei per mandare, grazie mille regia, così possiamo vedere che il nostro Mattia Cognetta, che era unico rappresentante non solo italiano, l'unico rappresentante non statunitense, che l'aggressore tanto contro l'armata americana, si ferma in top 4. Ce l'aveva quasi fatta, ma purtroppo non arriva in finale. Peccato, peccato, perché secondo me Mattia, per quello che sta dimostrando, si merita un altro internazionale. Però vedremo se riuscirà, invece che l'internazionale, a portarsi a casa qualcosa di un po' più importante. Non si dice niente in questi casi per evitare di gufare. Ma sai qual è? Lo sai, vero? Lo sai benissimo che c'è stata la grande lotta interna, sì. È stata chiesto il conteggio e ho fatto il conteggio. È andata come avevo prenosticato. E tra l'altro complimenti per la pick di Smeargle, perché è la pick che ha fruttato molti molti punti, se non quella che ne ha fruttati di più. Grazie, ne vado molto fiero, è stato il mio round 4 pick. Sì, Pietro Xella, mentre stavano svolgendo le finali junior, ha fatto il tally up di tutti i punti della classifica delle nostre prediction. Se li vuoi anche elencare, se vuoi elencare i risultati. No, vabbè, avevamo deciso di usare l'usage del day 1 meno, cioè l'usage del day 2. La differenza tra l'usage del day 1 e del day 2 e un qualche punto in più in caso di finale, di vincita finale, eccetera. E Smeargle conferma la pick con più punti, che ti ha dato quelli che poi tutto il resto ti ha tolto, perché hai chiuso con i punti di Smeargle. E purtroppo Zydonia si è autoaffossato con la scelta di Zamazenta, dato che ci sono stati meno 5 Zamazenta in day 2 che in day 1. In day 1 ce n'erano tantissimi, al day 2 5. E Arash fregato invece da un Ursaluna che non ha... Avessi detto Bloodmoon Ursaluna, sai che mi sarebbe stato alle calcagna, avrei dovuto vincere la finale con Iron Hands per portarmi per confermare a il bonus. Per confermare la vittoria, invece no, vabbè, ma sono stato fortunato con la scelta di Iron Hands, ma ha portato bello su. Ci hai visto lungo. L'Iron Hands che tra l'altro avevamo piccato appunto alla cieca, poi ci siamo anche sorpresi una volta uscite le statistiche di usage, sì. Abbiamo visto, era il più alto in usage tra tutti quelli che avevamo selezionato, che mi ha detto, cavolo, un Iron Hands che arriva a sorpassare tutti questi.
sembra molto rischioso partire da un punteggio alto. Invece no, un Iron Hands che ha fatto benissimo, ce lo ricordiamo. Il day 1 vedevamo Iron Hands vincere uno dietro l'altro. E tra l'altro sai perché ho vinto? Perché? Per Iron Jugulis. Ma perché pensa te. Di 3 Iron Jugulis presenti al day 1, 2 sono presenti nella top 256, 2 hanno fatto dei 2. Quindi mi ha alzato tantissimo il rating e sono molto soddisfatto di questo. Abbiamo riso tutti quando Axel ha selezionato Iron Jugulis. No? Mi davano del pazzo. Chi ride adesso? Eppure. Andiamo a vedere la presentazione della categoria senior. Your players are ready, so let's give them a big warm welcome. Please welcome to the stage Adam Coulson and Joshua Robinson. Come on in close, we're gonna chat a little bit before we start. Now Josh, if people are watching and they're like, ooh, I wanna see Josh's specialty in this match, what do you think your specialty is? Spore. Nice. Clear cut. Is there anyone else here that is watching you, that's cheering you on, you want to say hi to yet? My dad and my friend, Santino. Great. Now going into this match, you seem very, very focused. Are you feeling confident? Yeah, a little bit. Great. Well, let's hear it for Josh. All right, and Adam, come on closer. What about you, Adam? If people are watching and they're going to say, ooh, that's Adam's specialty, what is it going to be? Glacial Lance. Love it. You know exactly what you're doing up here. Now, who's in the audience for you today? My grandpa, Alex Underhill, and all my friends from Portland in the Pacific Northwest. Awesome. All right. How confident are you feeling, Adam? I'm not confident in the matchup, but I'm confident in my play. That sounds great. That's a good way to be. All right, let's hear it for Adam. All right, are you ready to watch these two play? Casters, let's do it. Presentazioni lapidarie da parte dei due giocatori. Entrambi hanno un game plan, sembra molto chiaro. Qual è la tua specialità? Spora. Qual è la tua specialità? Glacial Lance. Sono ben concentrati. Adam, che tra l'altro name droppa casualmente un Alex Underhill, che a quanto pare sarà il suo coach, sarà il suo sostenitore maggiore, e anche il nonno, che oltretutto in questo momento sta venendo intervistato. C'è l'intervista tra il padre e il nonno di Joshua e Adam, molto, molto carino. Comunque Adam che porta Kali Ice, lo sappiamo, perché sì, ci aspetta un Kali Ice contro Kali Shadow in questa finale, così come il suo maestro Alex Underhill, ma non porta Electabuzz. Non si è spinto così là. Beh, ma c'è tempo per arrivare alle pick particolari. Fatele iniziare con le basi, i fundamentals, i famosi fundamentals da cui bisogna partire, e mi sembra che Adam li abbia molto ben presenti, perché comunque arrivare lì in finale, in categoria senior, che iniziano a popolarsi, e non di pochi nomi, perché comunque negli anni i junior sono continuati ad aumentare, sono continuati a crescere, diventare senior, e i senior che prima erano lì e sono rimasti lì, ora fanno un po' più fatica, perché i numeri aumentano sempre di più, non arriviamo ai 900 master, ma i primi tornei da 100 senior iniziano a vedersi. Già, i numeri stanno decisamente salendo. Sto sbirciando un po' anche i risultati dei due ragazzi, 5-1 entrambi nelle loro Swiss, quindi nessuno dei due è arrivato qua con uno score perfetto, con uno score particolarmente arrancante, nessuno ha dovuto fare, diciamo, la grande e grave scalata che a volte i finalisti arrivano a fare. Molto interessante anche il commento sul matchup di Adam Coulson, che dice: non ho fiducia nel matchup, ma ho fiducia nelle mie abilità. Non uno scontro apparentemente semplice per Adam Coulson in prospettiva, però sicuramente sembra la dichiarazione di un giocatore che si è ben preparato overnight a quello che avrebbe aspettato oggi. Sì, anche perché è un matchup che gira tutto attorno a quello che è la terra di Kali Ice. A seconda di questa tipologia di terra può andare a sbilanciarsi il matchup, perché Calido soffre la Trick Room, e questo lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto anche nel corso di questi due giorni, ma dall'altra parte c'è Calido con Among Us, che quindi va a dare noia all'idea di poter mettere Trick Room e giocarsela tranquillamente, e se non c'è la Terra Grass, Kali Ice soffre questa appunto presenza di tanta
lentezza da parte di Amoncus e feel control proprio nel calare le spore turno dopo turno, turno dopo turno. E certo, l'ha detto Joshua, l'ha detto, la sua specialità è la sua sporare. La sua specialità è mettere a nanna gli avversari, a quanto pare, cercare di fare un gioco un po' più controllato. Breve, saremo sul palco e daremo un'occhiata quindi a tornare a ricordarci anche ai set dei giocatori e ai loro risultati che stanno scorrendo proprio in questo momento. Joshua Robinson, campione regionale di Pittsburgh di quest'anno e poi l'anno scorso top 8 al Nike, finalista del Like e campione regionale di Hartford, mentre Adam Colson, tre risultati tutti e tre appartenenti a quest'anno: Los Angeles campione, Vancouver finalista e Sacramento top 4. Risultati molto importanti da parte di Adam Colson, che si presenta come in buon forma, anche perché Los Angeles è stato non più di un paio di mesi, un mese e mezzo fa, quindi uno dell'ultimo, se non ricordo male, regionale in America, quello vinto, per chi se lo fosse dimenticato, in categoria Master da Rajan Ball col suo Miraidon, diventato poi meta e fondamentale all'interno del meta, perché è quello su cui poi ci si è tarati per andare a gestire i danni offensivi speciali. Quindi vedremo se riuscirà a portare questa forma fino alla finale del Like e del Nike. E tra l'altro sono andato a sbirciare nel mentre, è Terragrass quel Cali Ice, quindi può cercare di andare a gestire questa specifica situazione, però dall'altra parte c'è un grosso problema per Cali Ice, che è Mien Shao con quella wildcard. Yes. Diamo un'occhiata quindi ai set più nello specifico. Cose che saltano all'occhio: Spooky Plate per Calyrex. Oltre a quello, non mi sembra di notare particolari anomalie. Tu che dici? No, Spooky Plate che è l'equivalente della Spell Tag, Covert Cloak su Among Us per evitare Fake Out, Sash, Terra Fight per Mien Shao, quindi, e Terra Ghost Incinerator, che all'interno del matchup può fare la differenza. Dall'altra parte invece Cali Ice Team, ripeto, i set fanno tanto all'interno di questo matchup, a seconda di chi dei due si è preparato di più contro l'altro cavallo, contro il fratello spettrale o glaciale, a seconda di chi viene preso in considerazione. Citrus Rilla è interessante perché vuole mantenere la V su Raging Bolt, magari per il matchup contro Kyogre, che ti dà la possibilità, o contro Miraidon stesso, che ti dà la possibilità di gestire molto bene questa situazione. Però la Citrus può aiutare come no, perché ti costringe ad avere degli investimenti in difesa speciale che la V invece ti permetterebbe di evitare, di conseguenza rischi di non andare o avere troppi danni o avere una buona bulk difensiva, che è tutto quello che vuole in questo caso. E soprattutto soffre comunque l'Hurricane, proprio perché non riesce ad arrivare alle statistiche che dà la V. Invece di qua un Cali Ice Team molto 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 standard, col coaching, col taunt su Incineroar, con la Terra Fairy però su Rocky Helmet Among Us, quindi questo è interessante. Non è la Terra Dark che spesso si mette proprio per questo matchup, ma una Terra Fairy. Eyes on the Prize, regionale di Los Angeles, vinto con questa stessa squadra, lo menzionavo, regionale molto recente, quindi stesso formato, pronto per ripetere la performance in questo scontro all'International di New Orleans. Un matchup abbastanza interessante. Qua usciremo con un Calyrex vincitore, dovremmo solo decretare quale, e dovremo vedere, perché data il risultato della prima finale di oggi, Cali Ice ha l'opportunità di fare tripletta. Cali Ice ha l'opportunità di fare tripletta, ma secondo me, allora, partendo dal fatto che sono un forte sostenitore che Cali Ice non abbia matchup negativi, non abbia matchup positivi, ma se la può giocare contro tutto, questo insieme a Terapagos nella versione Specs sono due matchup molto delicati, dove una cosa che ti va male proprio per il grosso output offensivo speciale non gestibile da Among Us, perché è spread al contrario di quello di Miraidon, può fare la differenza. Vediamo quindi che differenza vedremo lanciandoci nel game 1 della finale della categoria Senior. Joshua Robinson contro Adam Colson, si parte con Incineroar e Raging Bolt da entrambi i lati. Particolare questa cosa, una delle prime volte che ci capita di vedere doppia lead di Incibolt da entrambi i lati in questo torneo, una lead molto standard, un po' paragonabile alla vecchissima Incy Grimmsnarl quando ancora si lottava negli stadi di Spada e Scudo. Qui abbiamo Incy Raging Bolt, che va a non fare un po' tutto e un po' nulla, perché ha V da una parte il Raging Bolt di Robinson, come sottolineavamo prima, dall'altra parte invece c'è la capsula, quindi attenzione a Fake Out Draco Meteor che potrebbe arrivare da entrambi i lati del campo.
Vedremo anche dove si andranno quindi a risolvere le situazioni di velocità tra i due Incineroar. Parte prima l'Incineroar di Adam Coulson a interrompere l'avversario, ma è un doppio fake out e il turno quindi si spenderà qua. Interessante perché Insi di Adam è più veloce dell'Insi di Joshua, ma per i Bolt è il contrario. E il Bolt di Robinson è più veloce di quello di Coulson, quindi attenzione, primo indizio, non fa una prova, ma vedremo in questo turno 2 se ci sarà di nuovo la conferma, anche perché è molto molto importante sapere le speed. Infatti va a proteggere Adam. Protezione per Adam Coulson, lui che ha accesso a questa mossa, mentre l'Incineroar al suo fianco va di parting shot per ridurre le statistiche offensive del Raging Bolt di Joshua Robinson. Esce Insi con il P-Shot e al suo posto arriverà Calyrex, il Restricted di Adam Coulson. Vediamo Joshua Robinson dove sarà invece andato a puntare con le sue mosse. Draco Meteor, Draco Volide, proprio sulla barriera di Adam Coulson. E infine l'Incineroar con knockoff su Calyrex a togliere il Clear Amulet. Bella questa giocata. Non so se sia stato un predict, perché è molto rischioso il Kali Icing da parte di Coulson, ma arriva il knockoff che toglie quindi il Clear Amulet, che era lo strumento, che è lo strumento che rende Kali Ice non più suscettibile alle Intimidate, e quindi ora Insi può, tra Parting Shot e anche banalmente Manual Switch o addirittura Will-O-Wisp, come commenta tanto sul voler nerfare il danno di Calyrex, proprio fare questo, girare attorno a quella Glacial Lens. Deve cercare di girare attorno alla Glacial Lens, anche perché non ha tolto insieme grossi resistor di questa mossa, però ora col knockoff già calato è in una buona posizione. Ritorna in campo Incineroar per Adam Coulson, non vuole rischiare di tenere quel Furia Tonante di fronte all'avversario, perde però quindi il valore del boost in attacco speciale dalla capsula. Protezione per il Calyrex di Adam Coulson, Drago Ball di nuovo a ricercare il Mirror, ma questa volta coglie soltanto un Incineroar che subisce circa 50% della sua barra degli HP, ma questo porta Raging Bolt a meno 3 con il drop subito anche in precedenza. Will-O-Wisp nel frattempo parato dalla barriera. E qui ho meno 3 che dovrà per forza lasciare il campo. Questo Raging Bolt ora non ha più velleità offensive, nemmeno difensive davanti a Kali Ice, a meno di improbabili tera spese in questo turno. Però come ti dicevo prima, guarda qui, o entra Calyrex o entra Mongoose su questa Glacial Lens. È vero, una Glacial Lens che probabilmente arriverà a meno 2, a meno di fake out, però può arrivare la Terra Ghost. Qui è una Terra Ghost che secondo me Joshua può provare a spendere, perché deve togliere Raging Bolt al campo, e se dovessi provare a far entrare Kali Shadow in questo momento lo vorrei non far entrare su una Glacial, ma quantomeno su una Glacial burnato. Vediamo, entra proprio quel Calyrex a sostituire il Raging Bolt indebolito. Possiamo quindi cancellare il meno 3, taunt, bella ancora mossa meglio di Adam Coulson. La velocità del suo Incineroar sorpassa quello avversario, non potrà arrivare quindi il Will-O-Wisp e questa Glacial Lens. No, Trick Room, perso un'opportunità forse Adam Coulson per sparare e sparare forte sull'avversario. Non voleva esporsi probabilmente al secondo knockoff più Astral Barrage, quindi giusta se vogliamo lo switch, anche se avrebbe potuto aspettare a metterla, nel senso tirare intanto una Glacial Lens e poi minacciare intanto di knockoff, oppure fare Protect Parting Shot, riposizionarsi, aspettare un po' nel corso della partita, arrivare più verso un mid-late game, mettere la Trick Room, così da aver almeno cercato di togliere un Pokémon a Joshua, o comunque reso abbastanza basso in HP da essere solo cibo per quella Glacial Lens. Ora invece con tutti i Pokémon full HP rischia di essere una giocata molto rischiosa, per il semplice fatto che è stallabile. E dall'altra parte però va stallata, che non è mai facile. Si inizia con la terra cristallizzazione di questa partita, è il Calyrex Ice Rider di Adam Coulson, a cui crescono i fiori sul capo. Terra erba per il Restricted selezionato dal giocatore. Contro terra anche per Joshua Robinson, i due si rimboccano le maniche, si girano il cappello con la visiera al contrario nel momento di fare sul serio. Terra folletto per il cavallo di Joshua Robinson invece. I due Uber sono pronti a raggiungere il loro massimo potenziale e ora partono le mosse. Glacial Lens sotto Trick Room, la prima a sparare. I danni sono enormi, 66 HP rimanenti sul Calyrex, knockoff dell'Insi di Joshua Robinson, mettere dei danni ma non sono mai esagerati. Parting Shot proprio su quel Calido, che porta a meno 1.
la sostituzione arriverà per Raging Bolt, non più capsulato né capsulabile. Astral Barrage a chiudere il turno, e anche qua occhio ai danni, non spaventano con quel debuff. Non spaventano, e qui entra un Raging Bolt che è libero di spanare Thunderbolt, se no addirittura Dracomitir nella slot di Incineroar. Qui Adam se la sta giocando molto bene. La Trick Room è vero, è stata un po' frettolosa, ma se non dall'altra parte Joshua non riesce a stallarla, non ne esci. Anche perché qui intanto i primi 124 HP di Calyrex sono andati via e ne rimangono quasi un terzo di quelli che aveva all'inizio. Quindi un'altra Glacial Lance basterà ampiamente, non è questione di roll. E qui deve cercare di togliere acqua dalla barca che sta affondando, ma ha solo un secchiello per ora. Temporeggiare is the name of the game. Raging Bolt riprende il campo a fianco di Kalido, che invece va a proteggersi dall'assalto del proprio rivale. Un'altra Glacial Lance non troverà il cavallo avversario, ma troverà una giraffa su cui farà molto male. 3 HP però resta in piedi. Il Raging Bolt verrà giustiziato dal fulmine sparato dal suo gemello. KO conquistato da Nom Coulson, ma l'ordine non dà il boost a Kali Ice. Non dà il boost a Kali Ice, ma poco importa. È vero, entrerà Insi, quindi Kali andrà a meno 1 in virtù del knock-off che gli ha tolto il Clear Amulet, ma non c'è più Raging Bolt. E comunque a meno 1 Kalido viene giù da Glacial, può arrivare Fake Out, ma è un danno che ti vai a tankare. Quindi attacchi con entrambi, ti prendi Fake Out, e nel mentre tiri con Raging Bolt Thunderbolt... Chi non flincia killa, quindi mi sembra che Adam sia in un'ottima posizione. Tra l'altro ancora, se non sbaglio, 2 turni di Trick Room, compreso questo. Questo è il quarto turno. È stata settata e adesso verrà sparata la terza Glacial. Sì. Te lo confermo. Ecco, infatti, quella terza Glacial Lens proprio sull'entrata di Amungus, che rimane con 69 nice HP. Incineroar subisce un po' di danni prima di lanciare un parting shot. Non c'è stato difatti il fake out. Non meno bello 2 questa. Per l'attacco di Kali Ice, mentre Incineroar esce dal campo a sostituirlo un Kalido con, ricordiamo, non tanti HP dalla sua sulla sessantina, sia lui che il suo compagno adesso in campo. Vediamo dove verrà sparato, quindi la mossa del Raging Bolt avversario, pronto a giustiziare chiunque vada a pescare. Thunderbolt su Amungus la tiene in virtù della resistenza. Ok, questo Amungus va a reggere anche la Glacial Lens a più 0, mi verrebbe da dire, un po' guardando gli HP rimasti, perché era rimasti 69 su 221 e quel Calyrex era solo meno 1, sì. Quindi dovrebbe tendenzialmente reggerla. D'altra parte però, è comunque questione di roll, siamo lì per reggerla. Dall'altra parte Calyrex però è entrato tra virgolette safe, rischioso, perché se arriva Thunderbolt dall'altra parte va giù. Sì. Ora deve stallare comunque l'ultimo turno, Calyrex esce a ripulirsi e c'è ancora un Pokémon però per Adam. C'è ancora un Pokémon per Adam, nel frattempo rientra Incineroar, sta giocando molto bene le sue carte. Una sostituzione precisa. Adam Coulson con la protezione nell'ultimo turno di Trick Room non la va a spremere fino a fondo. Surf Pollen Puff. Paura di spora. Grande tempismo qua per Joshua Robinson nel trovare un buon sustain sul proprio compagno. Mentre l'Astral Barrage andrà a colpire quindi solamente l'Incineroar in virtù della protezione di Raging Bolt. Lo dicevi, ha paura della specialità di Joshua Robinson, quella spora già tanto decantata in intervista. E qui il matchup gira tutto attorno a quella spora e questa Trick Room, perché l'ultimo turno di Trick Room Coulson si spaventa per la prima volta in questo game 1, ha paura della spora sul Raging Bolt, non va ad attaccare e Robinson lo sa, aveva l'upper hand, ha avuto un turno di upper hand e di conseguenza ne ha approfittato con quel Pollen Puff Astral Barrage. Che ottimo mind game, che ottima lettura, Joshua Robinson riesce a tirare fuori la testa dall'acqua, prende una boccata d'aria preziosissima in questo momento. Intimidate manda a meno 1 l'Incineroar avversario, Protect per Calyrex, intimorito comunque dai fulmini. Adam Coulson può cercare di sparare il fake out, ovviamente a ricercare un Kalido adesso alterato e quindi vulnerabile alla mossa normale, ma troverà soltanto la barriera. Dracomitor prova nell'altra slot e Incineroar ci saluta. Un altro KO prezioso per Adam Coulson, che rimane con i suoi 4 contro gli ultimi 2.
di Joshua Robinson. Sta perfettamente isolando il grosso problema di questo matchup, ovvero Calido. È un Calido che è vero ha accesso ai pollen puff, ma quando rimane da solo contro 4, nonostante esista Astral Barrage, potrebbe far fatica. Soprattutto se è presente come ultimo Pokémon di Coulson Urshifu Water Scarf, che quindi l'outspeederà, e di Surging forse potrebbe servirgli ancora un cippettino, dipende dalla bulk di Calyrex, ma ci sta, possa anche one-shottarlo e tirarlo giù, anzi trishottarlo e tirarlo giù. Però prima c'è ancora Mongus di cui preoccuparsi, qui c'è l'Astral Barrage che non prende la kill su Raging Bolt, ma su Insisi, e quindi dà un più uno poi a Calyrex. C'è da tenere d'occhio il potenziamento e il potenziale di Snowball di questo Pokémon, è vero, non trova la kill su Raging Bolt, ma ci va molto vicino. Incinero prova giù e il nitrito nero si fa sentire. Più uno per il Calido di Joshua Robinson. Lo Snowball può veramente partire. Il miss di Draco Meteor. Adam Coulson ha lanciato uno sguardo seccato in camera su quella scritta. Spora arriva a mettere a Nan la giraffa di Adam Coulson e ora la partita si riapre. Non bella questo misti Dark Meter, ma probabilmente non sarebbe bastato. Ad occhio non sarebbe bastato a prendere, infatti c'è Urshifu, non sarebbe bastato a prendere la kill su Among Us in virtù del meno 2 di Raging Bolt. Certo è che ora Ridge Powder più Astral Barrage va abbastanza in favore di Joshua, che l'ha vinta il turno in cui l'ultimo turno di Trick Room non ha avuto paura ed è andato di pollen pop. Lì secondo me Coulson, proprio per evitare questo, poteva attaccare rischiandosi comunque la spora sulla slot di Raging Bolt. Non avrebbe avuto certo una partita più difficile, però intanto Galishad era basso in HP. Rage Powder è una zuffa che va a danneggiare quella Mungus, ma non riesce ad abbatterlo. Drop in difese che amplificherà il potenziale di questo Astral Barrage. Double KO per il Calido di Joshua Robinson, che ha decisamente acceso i motori nei round finali di questo Game 1. Nitrito nero e si sale con l'attacco speciale ad un più 3. E ora, caro il mio Cali Ice, ti voglio vedere. Ora farà fatica. Farà tanta fatica Cali Ice. Qui Robinson l'ha vinta in due specifici turni, ovvero quando è riuscito a mettere knockoff su Calyrex in switch-in su quell'Incineroar, che non so quanto sia più voluto nel gameplay di Robinson o un errore nella flowchart di Coulson, e poi quando ha attaccato quell'ultimo turno di Trick Room. Lì fosse arrivata invece di Protect, magari un Thunderbolt o addirittura la prima Draco Meteor su Among Us. Sì. Avrebbe tolto Mongus dall'equazione, poi rimanevano Insy e Calyrex, che davanti a Urshifu Water Scarf facevano ben poco, anche perché Insy si sarebbe giocato il fake out ben anzitempo l'ingresso di Urshifu. Dall'altra parte invece, secondo me, ripeto, quello switch-in di Calyrex è stato un po' troppo precipitoso, anche perché riguardando un attimo i numeri, il roll è molto favorevole di prendere la kill su Mongus, perché sono rimasti 69 HP, e quelli che mancavano rispetto al danno iniziale sono 72 di quel meno 1, quindi ha fatto discreti danni e non è detto che la possa tenere. Questa è un'informazione che sappiamo noi perché vediamo il numero degli HP di Among Us preciso, però dall'altra parte te lo puoi aspettare. E secondo me, se si tiene bene Kali-Ai, se lo gioca bene attraverso non uno switch-in di parting shot, ma proprio un lasciare morire anche Incineroar, anche Raging Bolt, per poi entrare di Calyrex pulito con di fianco, perché no, Urshifu Water, rischi di fare tanto bene e tanti danni al team di Joshua. C'è una lead che potrebbe uscire, che è Among Us Urshifu per Adam, che è una lead che secondo me può fare bene contro proprio Raging Bolt Incineroar, però deve cercare secondo me di trovare una soluzione migliore di voglio fare parting shot per buttare Calyrex, perché all'Incineroar è più veloce. Avesse avuto l'Insy più lento, questa partita l'avrebbe vinta Adam con l'Insy più lento, perché avrebbe prima preso il knockoff, poi sarebbe entrato i Calyrex e Calyrex sarebbe entrato pieno ancora con lo strumento. In ogni caso, che prima partita ad aprire le danze in questo set, un Joshua Robinson in totale ripresa nella finale della categoria senior. E ora si riparte, stesse lead di prima.
queste sono figlie di una nottata passata a testare, quindi sai cosa devi portare, sai già come inizia il tuo game plan, sai già quali sono i primi 3-4 turni. E secondo me Colson poteva provare anche qualcosa di diverso, però loro hanno testato il matchup tutta notte e loro sanno come provare a gestirsi almeno i primi turni per poi vedere come va il flow della partita. Qui mi aspetto proprio lo stesso standard turno di prima. Protezione per il Raging Bolt di Adam Colson, quindi una piccola differenza c'è. Il fake out arriva quindi a infrangersi su quella barriera. Taunt subito a bloccare l'insi di Joshua Robinson. Cambia piano Adam Colson, cambia piano, ma il Thunderbolt non va a ricercare il Raging Bolt avversario. Scambia questa taunt con un po' di danni sul suo insi. E qui di nuovo siamo nella situazione di prima. Non c'è lo scambio di fake out, c'è già la giocata del turno 2, anticipato di un turno entrambi. Molto bravo Robinson a predictare questa giocata da parte di Colson. Però qui può arrivare parting shot dentro Cali Ice più magari Draco Meteor. Se arriva Draco Meteor deve arrivare preciso da parte di Colson, perché regge ora il Draco Meteor probabilmente a meno 1 della V. Dall'altra parte invece la V non è detto che regga quello del booster energy, però deve evitarlo perché prima in game 1 abbiamo visto missare. Dici bene, potrebbe essere un momento decisivo attorno a queste mosse. I roll di danni potenzialmente importantissimi. Vediamo quali sono state le selezioni. Draco Meteor parte prima con il Josh Robinson, come avevo visto i danni. Basta la difesa del Raging Bolt di Adam Colson in virtù di quel meno uno. Non è andato però per lo scambio di Drago Bolidi, ha restituito un fulmine al suo avversario. È un knock-off su Calyrex che nuovamente va a togliere quel Clear Amulet. E ora Raging Bolt di nuovo, è vero, deve uscire perché comunque non vuole stare davanti a una Glacial Lens e non hai grossi switch in. Però di nuovo il problema c'è. C'è quel Calyrex che entra in switch in su un Incineroar chiamato con un knock-off che arriva in virtù di un taunt, quindi era obbligato in si o lasciava il campo o prendeva knock-off. Sì. Quindi, scusa, o lasciava il campo o faceva knock-off, quindi era obbligato. E qui addirittura Colson toglie Raging Bolt per riposizionarsi. Raging Bolt butta dentro Incineroar, cerca di riposizionarsi durante questo turno sperando che anche l'avversario lo tratti come un turno di attesa, un turno per temporeggiare meglio. Infatti c'è lo switch out di quell'Incineroar che si pulisce anche del taunt. Entra il Calyrex che chiamavi a fronteggiare il suo cavallo rivale. Vediamo quale sarà stata la selezione del Raging Bolt di Joshua Robinson, ma prima la terra del Cali Ice di Adam Colson, ancora una volta la terra erba ad adornare la testa del cavaliere glaciale. Parte adesso Raging Bolt con un Draco Meteor a meno 2 che lascia decisamente il tempo che trova sull'Incineroar, si scende a meno 4 e parte la Trick Room. Però ora può entrare Incineroar e intimidire Calyrex. Qui deve cercare di sfruttare il più possibile la situazione Robinson e Colson, ma con quell'incognita di un easy che può entrare in switch in, tankarsi la lens e nel mentre portare meno uno Calyrex. Deve cercare magari di pescarlo con un Igor's Power, vedendo il range di HP di Incineroar, così da poter prendere il meno uno e il più uno contemporaneamente. Abbiamo protezione per Kaido nel frattempo, un fake out che va su di lui a ricercare il predict sulla terra ma trova soltanto la barriera. Glacial Lens, idem sulla protezione, ma questo Raging Bolt la soffrirà. Un HP! Un singolo HP! Mentre il Drago Bolide a meno 4 ancora non basta per eliminare l'Incineroar avversario, si scende quindi a meno 6. Non so se questo Raging Bolt aveva fretta di uscire adesso. Quel Raging Bolt mi sembrava potesse provarci a reggere. Avrei doppiato lì anche perché era probabile che Calyrex o proteggesse o facesse entrare Incineroar. Quindi magari Glacial più knock-off tutto in quello slot sarebbe stato interessante. Ora diventa difficile per Colson. Può doppiare la slot di sinistra, ma c'è quell'ingresso di Incineroar che ora è gratuito. Non ha niente da perdere. Manderà meno uno Cali Ice e bisogna vedere. Esce dal campo il single digit HP, anzi proprio il single HP Raging Bolt di Joshua Robinson. L'Intimidate arriva a mettere un meno uno che trova un buon bersaglio su entrambi i Pokémon avversari.
anche Josh Robinson va a commentare la sua terra, anche il suo cavallo si tingerà di colori diversi con il cuore alato che gli spunta in capo, la terra folletto che abbiamo già visto nel game precedente, di nuovo i due destrieri potenziati dall'energia dei cristalli di Paldea, Glacial Lens a meno uno, resistita da entrambi con pure il crit su Incineroar, Taunt su Kalido. Forse aspettandosi uno switch, ma questo è un Astral Barrage, non è uno switch out. Ci saluta Incineroar e si inizia di nuovo a macinare statistiche. Più uno per Kalido. Più uno per Kalido e ora deve entrare Raging Bolt perché qui Urshifu non può entrare. Among Us è ancora tranquillo dietro e tra l'altro Kalido andando a terare Fairy non ha più nemmeno paura del Draco Meteor di Kalido. Qui ora è Protect, forse potrebbe provare a proteggere sia con Calyrex che con Raging Bolt per poi cercare un Glacial Lens Thunderbolt per killare Kali Shadow in virtù proprio del crit che è arrivato su Incineroar, lo sai? Perché quegli 80 HP che gli sono arrivati, oddio, forse potremmo 20, no, 20 ok, 20 li toglie se ne ha fatti 80 prima, di conseguenza gliel'ha letta. Protezione sul fake out, non c'è stata però la protect di Calyrex che va dritto verso un'altra Glacial Lens a togliere Incineroar dei giochi. Calyrex rimane in piedi con 21 HP, ma potrebbero essere tutti quelli che bastano al Cavaliere Spettrale, l'abbiamo visto come forte minaccia. Anche Calyrex adesso si va a boostare, dovrebbe essere più uno, giusto? O aveva subito la prepotenza? Più zero quindi con questo buff. Astral Barrage a più uno, pulisce però il Calyrex avversario e il problema non si pone. Giù Calyrex e qui Colson inizia a vedere un po' la scritta di End alla fine del percorso, perché secondo me avrebbe potuto provare a proteggere con entrambi. Oddio, devo essere sincero, ho perso i turni di Trick Room, quindi può essere questo che... Questo è l'ultimo. Ora arriva l'ultimo. Ora arriverà l'ultimo. E allora doveva proteggere con entrambi. Doveva proteggere con entrambi, anche perché ora deve entrare con un Shifu che è A, redirectabile, B, sporabile. C, è la sagra dell'HP recuperato per Draining Kiss. Infatti. Rage Powder per Among Us, si attira su di sé l'attenzione del team avversario. Thunderclap che quindi si infrangerà su un fungo provocatorio. Astral Barrage, non ci sarà Draining Kiss, non ci sarà Sustain, ci sarà solo distruzione. La Double Kill, il Double KO consacra Joshua Robinson come campione dell'internazionale nordamericano. Che bella l'immagine dei due accompagnatori che si stringono la mano, eh. Per ricordare che questo sia un gioco per bimbi, ragazzi e... Ragazzi un po' più grandi, ma anche per... Lo raccontava prima Arash, la mamma di Ashton Cox che batte all'internazionale il gran giocatore. Bella partita, giocata da Kalido nel migliore dei modi, forse dall'altra parte un po' di sbavature per Kali Ice, non era confident del matchup e quando non sei confident del matchup entri già con l'idea di dire ma devo fare i salti mortali e al primo turno che il tuo avversario ti prende ti si spegne il cervello e forse in quel game 1 l'ultimo turno di Trick Room avrebbe secondo me potuto attaccare e se avesse attaccato avremmo potuto secondo me vedere una partita molto diversa. Magari un game 3 anche addirittura, è vero, Joshua Adam avrebbe potuto vincere game 1, Joshua avrebbe potuto vincere game 2 e un game 3 da go big or go home da parte di entrambi con lead diverse, plan che saltano, schemi che saltano, però peccato perché secondo me è un 2-0 immeritato per come era andato il game 1, meritatissimo invece per come è andato il game 2. Il game 2 gli è sempre stato due passi avanti, non è riuscito a giocare Adam. Sì. E non che Adam si sia trattenuto da comunque cercare qualche adattamento nel suo playstyle. È partito diversamente nel primo turno, nonostante avesse proposto le stesse lead, ma come detto, Joshua gli è sempre stato due passi avanti, leggendo anche molto bene l'intenzione avversaria di cambiare leggermente piano e rotta nel game 2 per cercare di correggere il tiro dalla prima sconfitta. Una gran bella finale, devo dire. Un gran bel set. Certo, è vero, si sente un po', forse rimaniamo un pochino con la fame di cosa sarebbe potuto essere un game 3, ma un livello di gioco che
non sorprenderebbe vedere in un qualsiasi round di Swiss dei Master. No, assolutamente, anzi abbiamo visto nel corso della mia storia all'interno di questo di questi casting, ho visto round decisamente peggiori rispetto a questo, ma ci sono dei round credo che siano inarrivabili per bassezza. E c'è da dire che rimane tanto anche il dubbio su quel singolo HP di Raging Bolt che vorrei poter annoverare come quella possibilità remota di un max roll, perché la V si spreada per reggere proprio questo. Però sai, c'è sempre il dubbio. Può certo. essere, può essere tranquillamente la spread base di Raging Bolt a V, però chi lo sa. Se fosse venuto giù quel singolo HP in più, quei quattro EVs non dati a Raging Bolt, chi lo sa. Però stiamo parlando un po' del niente, perché certo. tanto secondo me anche del mental di Adam che si perde è su quell'ultimo turno in cui Joshua, lui convinto e sicuro e tranquillo al caldino della sua trick room, alla fine si vede un Amungus entrare dalla porta principale e dire: guarda che il re della yes. trick room sono sempre io e continuerò ad essere io. Sono un paio di dettagli che mi sono anche saltati all'occhio mentre l'internazionale ripassava brevemente l'immagine del bracket. Uno di questi è che con la vittoria di Joshua, Mattia Cognetti è stato vendicato, perché era stato okay. Adam a buttare fuori, o meglio, ad arrestare l'avanzata di Mattia Cognetta. E il resto magari lo rifletteremo un'altra volta, perché c'è l'intervista con il vincitore. On stage, do you feel calm? Pretty much, yeah. Nice. How do you do that? Because I think a lot of people would feel very nervous in a situation like this. How do you stay so calm? I did it before, so I just did it again. I love that. Easy. You also made some really, really good choices. You were planning ahead in the match. Can you tell us when you made those choices where you were like, if I do this now, I know that it'll pay off in the end? Well, like, if I led Instant Raging Bolt, I knew, like, we're gonna fake out each other, so there's no reason to like read hard. So it's just like I just stuck to what I was gonna do. You had a plan and you stuck to it, it sounds like. Now the casters were saying that you should give your Raging Bolt some extra treats. They thought it was a pretty good showing for them. Would you pick an MVP of any of your Pokemon or even like a play of the game for this? In this match? Yeah. Definitely Calyrex and Raging Bolt. They said that you should give a sugar cube to Calyrex as well. Now, who is out here or watching at home that you might like to say hi to or thank you to, anything like that? All my family, Santino, Isaac, Sebastian, all the Discord servers I'm in. Yeah. And now we're gonna get to see you face off at Worlds. What can we expect from you there? I'm not sure yet. But... Well, you did it before. Maybe you can do it again there. Hopefully. All right, let's hear it for Josh, everyone. Casters, back to you. Amici videospettatori, siamo all'ultima fermata. Qui è il buon Saidonia. Qui è il buon Arash. E ci dobbiamo preparare per questa finale della categoria Masters che vedrà scontrarsi Europa e Stati Uniti, Francia e Stati Uniti, Aurélien e Patrick. Quindi abbiamo due match, o meglio due team molto diversi che andranno a fronteggiarsi, e vorrei vederli subito in grafica sì. per poter fare theory crafting intanto. Ma ti volevo giusto chiedere. Sì, dobbiamo farlo. Facciamo un po' di theory crafting intanto che aspettiamo che i due finalisti arrivino on stage. Aurélien Soulas contro Patrick Connors. Partiamo da Aurélien Soulas con Iron Hands, Grimmsnarl, Urshifu Water, Terrapagos, Fluttermane e Chiyu. Quindi un team che ha possibilità di controllare il danno avversario con i vari schermi, in particolare ribadisco ancora una volta con il Reflect che aiuta la difesa meno cicciotta della tartaruga di Paldea. Poi abbiamo un Iron Hands, l'ha detto, al fake out con l'Assault Vest e la Terra Erba. Un Urshifu Water che abbiamo già osservato prima nel dettaglio guardando i set con Taunt e la visiera antisabbia, quindi una sorta di coltellino svizzero anti-Amungus pronto a
contrastare il più grande tallone d'Achille, o comunque uno dei più grandi talloni d'Achille di Terapagos, che è il fungo di Unima. E poi abbiamo la combo attacco speciale, ovvero Fluttermane da una parte e Chiyu dall'altra. Chiyu con la Focus Sash Terra Ghost, Fluttermane con il booster in speed e la Terra Folletto. Abbiamo già visto peraltro i danni che questo Fluttermane Terra Folletto è in grado di fare, assolutamente non va sottovalutato. Patrick Connors invece ha un Kali Ice Team. Kali Ice ha già vinto una volta in questa tripletta di finali, in quel di New Orleans, l'altra gli è stata strappata da Kalido. Vedremo se farà almeno 2 su 3 o se al contrario dovrà lasciare il passo a Terapagos. Calyrex accompagnato da un Rillaboom Assault Vest con la terra normale che abbiamo discusso prima, e la sua possibilità di divenire immune ai Kalido avversari, anche se in questo caso non si verificherà questa possibilità, e perché no aumentare anche il danno di Fake Out. Un Urshifu che non è visiera antisabbia ma Choice Scarf, aumentare la sua velocità sempre con la terra acqua. Un Calyrex che abbiamo visto monta come tutti quanti gli altri Clear Amulet. Un Pelipper con la Wide Guard e la Focus Sash. In ultimo un Raging Bolt di quelli cattivi, di quelli offensivi, di quelli arrabbiati, con la capsula energetica e la Terra Folletto. Arash, a te la parola. Io mi sono limitato a raccontare un po' cosa fanno questi Pokémon, ma la sinergia, la coralità di questi due team vorrei che fossi tu a raccontarla al pubblico. Allora, ragionando un po' su che plan potrebbero fare entrambi contro il rispettivo avversario, dal lato di Patrick non mi sorprenderebbe di vedere Incineroar, Rillaboom con Calyrex e forse Pelipper. C'è da dire che ieri Aurelien ha giocato in top 8 contro Justin Burns, che giocava un team simile con Calyrex Ice. Tuttavia si è visto molto bene in quel match che il fatto che Calyrex Ice fosse Terra Fire per Justin Burns ha permesso ad Aurelien di metterlo in grande difficoltà, lidando Grimmsnarl, Urshifu in entrambi i game. Invece questa volta qua mi aspetterei cioè la Terra Water, secondo me, sul Calyrex Ice di Patrick è molto forte e mi aspetto di vederla. E per questo motivo mi aspetterei invece Pokémon diversi da parte di Aurelien rispetto alla top 8. Qua Pokémon come Iron Hands e Chiyu potrebbero essere molto interessanti. Infatti vedremo se li riporterà. Ti devo interrompere perché abbiamo la presentazione sul palco dei due finalisti. Vabbè, e poi continuiamo. Tanto avevo finito. Ah, ecco, a posto. And Patrick Connor! Come on in close. We're going to do a little bit of an interview. Aurelien, I'm going to talk to you first. Now, you've put up some really good showings, even back in the senior division. How are you feeling right now? Do you feel like confident that you can keep that rolling? I will say I feel really excited to play in day three for the first time, actually. Like, even in seniors, like, my runs always ended in a top four at furthest top four at ICs. So, yeah, really excited to play my first day three, yeah. Awesome. And what would you say that the audience should watch for in your play? What's going to be your signature move or your signature style? That's a good question. I'm not sure, actually. We'll see. I guess it depends on the matchup. Could be good choices, then, if you're just waiting to see what it'll be. Yeah, we'll see. All right, sounds good. Anyone that's out here watching you that you want to say hi to? Yeah, like, thanks, like, all the people supporting me. Like, I wouldn't be here without you guys. Like, yeah, thanks to my parents, Kyle, the people and me, like, prep with the team. So, yeah, Suika, Junshi, Kent. Thanks also, James Evans, for the advice before finals. Team Z, I hope I didn't forget anyone. If I forgot you, sorry, but you know you are. Thanks a lot. Sounds like you've got quite a community here. Let's hear it for Aurelien! Yeah. All right, now, Patrick, I want to chat with you. The casters were saying this was unexpected. They didn't expect you to be here. Was that faith? Should they have had more faith? I think so. I don't have anything to lose, but I have everything to gain from today. So I'm going to give my best performance, and I'm going to try to play my best Pokemon. That sounds good. Now, because a lot of people may not have seen you play before, could you describe your play style, your signature move, anything the audience should watch for you to be really good at? I think that I like to play aggressive and fast, and I don't like to play scared, so I guess expect a few Glacial Lances. Yeah. All right.
right. And last question, Patrick. Anyone out here? I think I hear some really loud people. Do you want to say hi to them? Yes, that's the Florida VGC community. I love you guys. You guys are the best. All right, let's hear it for Patrick. We are so excited to get into this match. So, casters, let's do it now. Il favore del pubblico è tutto dalla parte di Patrick, che difende l'eroe la casa, americano. Già difende il titolo internazionale, che deve rimanere stretto nella nazione, anzi nella unione delle nazioni a stelle e strisce. E invece non deve. Beh, io è per questo che voglio riraccontare al pubblico brevemente che cosa ci si gioca qui. Magari vi siete collegati adesso, magari non avete seguito queste tre giornate, magari vi interessa solamente vedere la finale, allora lasciate che vi racconti perché è importante guardarla questa notte. Perché l'anno scorso gli USA potevano vincere ben tre internazionali su tre e sono stati fermati solo qui nel contesto del Nike dell'anno scorso da Alex Gomez, quindi dalla Spagna, che è riuscita a bloccare questa altrimenti supremazia americana. Oggi si gioca a parti invertite. L'America non ha vinto niente, l'Europa ha vinto con l'Italia di Marco Silva il like, con la Svezia di Nils Dunlop l'EUC, e ora chissà, potrebbe persino provare a vincere il Nike con la Francia di Aurélien Solà. Ciò detto, quindi, le zanne europee sono alla gola di quella grande scena competitiva che è la community americana, che è sicuramente foriera di campioni. I due che si trovano in campo adesso hanno una storia quasi speculare e mi piace che questa intervista abbia aggiunto lore alla lore. Abbiamo sì Europa contro Stati Uniti, abbiamo sì triplete sventato l'anno scorso contro triplete da sventare quest'anno, ma abbiamo anche due storie molto diverse. Ma non ho capito, stanno intervistando i genitori? Credo che stiano intervistando i genitori, sì sì sì. Noi abbiamo da una parte Aurélien Solà, che è un giocatore di splendida esperienza, ma non ha mai vinto niente e ti dirò, non ha mai fatto neanche finale, perché ha detto che la sua carriera ai regionali sì. Agli internazionali intendo, si è sempre fermata alla top 4. Non è mai arrivato a una finale internazionale. E quindi da una parte secondo me c'è anche un po' di ansia da prestazione. Poi dipende da come la vivi, perché ci sono certi giocatori che arrivati alla finale dopo averla sognata dopo tanto tempo ci arrivano con la bava alla bocca e quindi con la cattiveria di chi ormai vuole prendere quella coppa. Altri invece si lasciano intimorire, quindi bisognerebbe capire, avendo i raggi X mentali, cosa succede nel cervello di Aurélien e se al momento il ragazzo sente più il peso di farsi sfuggire un'occasione che percepisce come unica e rara, o se al contrario ormai sente la forza di aver sudato e faticato per arrivare fin qui. Allora, dall'altra, secondo me Aurélien è in generale è abbastanza stressato quando gioca a Pokémon. Ok. Però c'è da dire che se sei abbastanza forte non importa quanto tu sia stressato. Sì, dici tu, l'emozione può fare il giusto. Se sei forte, sai giocare in campo, poi a un certo punto sparisce tutto il resto, esatto, tranne lo schermo, te la porti a casa. Dall'altra parte c'è Patrick Connors, che ha una storia inversa. La stessa Anna Prosser ha detto: i caster manco si aspettavano che tu fossi qui. E lui ha risposto: beh, ci sta, perché io neanche me lo aspettavo. Non ho niente da perdere, perché non sono un giocatore che ha fatto tanti posizionamenti, ho solo da guadagnare, giocherò per la gloria, ovviamente proverò a vincere, però ecco, non ho nessun tipo di ansia, perché già è tanto il fatto di essere arrivato in finale. Quindi, come vedete, c'è proprio un mindset opposto tra i due. Uno è un giocatore navigato, che per questo motivo magari, come dici tu, è più probabile che arrivi alla vittoria da un punto di vista di qualità delle giocate, e che però sente il peso di dover concretizzare, di dover arrivare a destinazione per un percorso che si è sudato per tanto tempo. Dall'altra, Patrick Connors magari non ha questa esperienza, non ha la forza che ha portato Aurélien a fare tanti bei risultati, ma dall'altra ha anche zero pesantezza sulle spalle e sull'anima di dover tenere fede a qualcosa che si è fatto, agli sforzi che si è sudato nel corso dei mesi e degli anni passati. Patrick Connors, a parte tutto, comunque ha giocato bene in top 4, ma anche in top 8. Anzi, è vero, è vero. Soprattutto in top 8, vincendo in un matchup che sembrava comunque molto difficile per il suo team, vedendo come era andato
Shi Liang contro Paul Chua in precedenza. Quindi non si sa mai che non possa sorprendere in finale. Amici, prima di partire con le nostre congetture su possibili matchup e quant'altro, vi mando l'ultimo spottone di quest'oggi. Si tratta di una pubblicità di Luigi's Mansion 2 HD. Presto disponibile su Nintendo Switch, potrete preordinarlo direttamente dal link che comparirà tra pochissimo in chat. Potete comprarlo anche sul My Nintendo Store per delle promozioni speciali e fino a esaurimento scorte anche alcuni gadget limited. Quindi io vi lancio il trailer ricordandovi che il 27 luglio questo gioco approderà sulle vostre console. Prego. Hello? Rieccoci qua. Ormai i motori sono accesi, non possiamo più tornare indietro. Guardiamoci le caster prediction dell'internazionale che ho visto con la coda dell'occhio. Solamente un caster su quattro vede Patrick Connor come possibile vincitore di questo Nike. Mi sento di dire che non hanno tutti i torti, il pedigree di Aurelien Solà è tutt'altra cosa. Certo, da cugini italiani con una storica rivalità con la Francia, posso capire che ci sia qualche spettatore da casa che vorrebbe che questo titolo finisse nelle mani dell'America, ma non so, in questo caso non riesco a non voler bene in generale al gioco continentale, al metagame che viviamo di più, che è quello appunto europeo, che vorrei trionfasse per la prima volta prendendo un 3-3. È troppo più forte questa volontà, questo desiderio. Beh, i caster internazionali potrebbero non aver riflettuto così tanto sul matchup, secondo me. Ok. Che io lo vedo leggermente forse da parte di Patrick. Scusa. Però è anche vero che Aurelien è molto molto forte. Quindi sono curioso di Lo vedi dalla parte di Patrick, non solo per una questione di Restricted, anche perché Kalihai e Terapagos di per sé non in dicono... In generale a livello di team... Come mai, secondo te... Il doppio fake out fa bene contro Spex Calyrex e Spex Terapagos, certo. E in più, tipo, il team di Aurelien ha molte risposte alla Mungus e anche al Terrafire Ice Rider, ma lui non ha né uno né l'altro. Quindi, detto questo, Aurelien ha sicuramente le risposte. Per esempio, il Terra... Ents e CU, come dicevo, fanno bene contro il Terra Water, accompagnato da Rillaboom. Il primo allarme rosso che io vedo è Pelipper, perché Pelipper è un wide guarder e contro un Terrapagos Specs significa che quando è loccato su Terra Star Storm, Pelipper entra, fa wide guard e ti costringe a togliere quel Pokémon che non fa più niente. Sì, poi il Pelipper tra l'altro risolve anche il Pokémon che è un po' un problema per Ents e CU appunto, ovvero Incineroar. Mm-hmm. Quindi vanno a contornare bene il Terrapagos. Come vedete, l'internazionale non ha una frase diversa da questa per Patrick, ovvero ha guidato 10 ore per essere qui. Si è per caso riservato una sedia, esatto, posto in macchina per il trofeo. Per il trofeo dell'internazionale. Tanto vabbè, sta cosa l'ha scritta lui, cioè non è che gliel'hanno scritta. Ah, la scrive lui proprio. In teoria sì, perché quelli sarebbero gli accomplishments. Poi una cosa molto specifica, quantomeno gli avranno chiesto permesso prima di metterlo. Può essere, sai, non so in realtà quali regole ci siano in questo caso per i sottopancia dell'internazionale. Vediamo anche invece il team di Aurelien Solà, Terrapagos, Terastal, con la Choice Packs, quindi un Terrapagos che si deve loccare, che deve rimanere fermo a fare Terastal Storm, o comunque il primo attacco selezionato dal suo allenatore, Fluttermane con la possibilità di fare Speed Control e il Booster Energy, che ricordo essere in velocità in questo caso, CU con la Terra Spettro, Heat Wave, Overheat, Protect, Dark Pulse, La Sash, Urshifu, Rapid Strike, ne abbiamo parlato tanto prima, idem con patate per Grimmsnarl, che ha accesso tra l'altro al Foul Play, che non è una mossa malvagia contro Calyrex Ice Rider. Sì, sì, team di Aurelien, ne abbiamo già parlato ieri, molto interessante, una versione modificata
se vogliamo, aggiornata del team di Suica con Grimmsnarl, Urshi Water sugli slot di Tornadus e Amoongus e con Iron Hands già precedentemente introdotto sulla slot di Ogre con Roccia e con la peculiarità di Tri-Attack su Terapagos, che però se non sbaglio non abbiamo mai visto in streaming. E intanto io stavo guardando con la coda dell'occhio anche il sottopancia di Aurelien Sulà, che invece recitava una strada verso la vetta, dopo diverse occasioni riuscirà finalmente a carpire il sogno. Ah no no, che allora se è così, se non infatti non quella penso roba, che l'abbiano scritto, può darsi che loro sì. Amici, ci siamo, game 1 della finale degli internazionali americani, che segnano la parola fine su questa stagione, se non per il mondiale di Honolulu, che sarà la vetta, una vetta che Aurelien Sulà cerca adesso di carpire dopo tante occasioni perse. Flattermane e Grimmsnarl da una parte, Rillaboom e Raging Bolt dall'altra, campo erboso. Aurelien fa una lead che non mi aspettavo, va di Flutter Grimmsnarl, che in realtà però ci può stare, perché tipo il Grimmsnarl comunque ha fall play e ha gli schermi rallentano l'attacco del team avversario, e il fall play forza la terra a Calyrex Ice. Fake out nella slot di Grimmsnarl, poi forza lunare nella slot di Raging Bolt, Thunderbolt a seguire sempre su Grimmsnarl, che è stato martoriato di colpi ma è ancora vivo. Adesso recupero del campo erboso per tutti coloro che hanno preso danni. Mi sorprende un po' questa mossa. Patrick ha fatto glide su Grimmsnarl. Fake out, ok, allora ha senso. Patrick va di Rillaboom, comunque Bolt. Rillaboom che mi aspetto anche in Sinnoh dietro. Il Bolt un po' mi sorprende, sono curioso di vedere quali siano gli altri due di Patrick. Grimmsnarl non vuole abbandonare i giochi troppo presto in questo game 1, quindi torna dietro le quinte a poca vita, glide su Fluttermane. Iron Hands intanto ha preso il posto di Grimmsnarl, poi arriva anche il Thunderclap, ma Fluttermane è ancora vivo, risponde con un Moonblast che manda KO Raging Bolt, la prima kill del francese. Attenzione, Patrick missa la kill su Fluttermane, tra l'altro kill che secondo me si aspettava forse anche di prendere, sì. Però comunque il board non mi sembra pessimo per lui, perché comunque ha cippato parecchio 2 su 4 dei Pokémon avversari, ha tradeato sostanzialmente 100% di vita con circa 180-190%, quindi non così male. A giudicare da dove era la vita prima del recovery... 170. A giudicare dove era la vita prima, secondo me quel Fluttermane poteva venire giù. Fluttermane torna indietro, entra Terapagos, il Restricted di Aurelien, che adesso con il Terra Shift acquisirà la prima delle forme di combattimento di cui dispone, per l'altra serve la Terra Cristallizzazione. Poi Rillaboom è il prossimo Pokémon che torna nella Pokéball, sostituito da un Incineroar che mi richiede di usare il taccuino, perché con la sua prepotenza fa brutto ad Iron Hands e lo manda a meno uno di attacco. Protezione per Calyrex, l'Uber di Connors non vuole prendere mazzate, particolarmente spaventato forse dal fake out o da addirittura una mossa di danno che però non arriva, e quindi palla al centro. Bella play per Patrick, che invece di fare U-turn e magari attacco, switcha direttamente Rillaboom per avere la certezza di avere questo turno qua il fake out suo, eventualmente su Terapagos. Aurelien ha tolto Fluttermane il turno prima, vero? Sì. Ok, interessante. Per Terapagos. Sì, Fake out di Incineroar a rompere la Terra Shell. Il danno però è lieve, verrà presto ripristinato dal campo erboso. Terapagos però non può muoversi, poi arriva il Drain Punch, un bel colpo su Incineroar che però ben regge in virtù del meno uno, e poi Glacial Lance su uno scudo di Terapagos che è rotto. Un crit su Iron Hands. Drain Punch su Incineroar, però Patrick sta continuando ad accumulare, sì, danni qua. No, e tra l'altro, avendo fatto Glacial, adesso Terapagos col cavolo che può riprendersi lo scudo. Però qua attenzione al raddoppio su Calyrex con Tri-Attack e Wild Charge, che secondo me potrebbe anche shottarlo. Infatti non mi convince troppo lo switch in di Rillaboom. Cioè, ok il fake out, però perderebbe il campo con una Terra di Terapagos. Quindi potrebbe essere rischiosa la cosa per Patrick, che poi andrebbe a perdere il campo e a non avere la priority per shottare i Pokémon cippati. Con grassi glide di, sì, Rillaboom, ha senso.
Incineroar torna dietro le quinte per mantenere prepotenza e fake out disponibili in un momento successivo del game. Rillaboom prende la sua posizione, ma il campo è già stato calato, quindi non verrà refreshato. C'è la prima terra cristallizzazione di questa finale, è di Terapagos, di Aurelien Solà, che però non se la passa bene, è già a metà della sua vita. Prenderà una sorta di cura, se così si può dire, per l'incremento dei punti in statistica di base dei PS. Terraform Zero si mangia il campo, come tu spiegavi prima. Dopodiché protezione di Calyrex. Questo Calyrex attacca e protegge, attacca e protegge. Sta giocando a scherma Dark Pulse, che quindi non targetta l'Uber di Patrick, e questo è ottimo. Poi Wild Charge gli prende lo slot focussato. Patrick fa uno switch pulito. Aurelien fa esattamente la play che dicevo, con Dark Pulse predictando la non terra di Kali Ice. Perché in effetti non aveva senso terrare in quel momento, banalmente, soprattutto davanti a un Pokémon come Terapagos. E in tal caso Dark Pulse fa ancora più danno di perché attack. Ha la Stellar, anche il potenziamento della Stellar così. Sì, la Stellar, quello l'avrebbe avuto, però anche Triattack, semplicemente Dark Pulse è super efficace. Super efficace, certo. Sì, e qua guarda che se avesse shottato Calyrex avrebbe vinto Aurelien proprio subito, perché avrebbe anche tolto il campo oltre a shottare Calyrex. Giusto. Invece qua c'è il fake out di Rillaboom a disposizione. Terapagos quindi, avendo mancato il bersaglio, torna nelle retrovie. Grimmsnarl ha poca vita, scende in campo. Fake out di Rillaboom, colpisce ma non affonda Grimmsnarl. A farlo probabilmente saranno le lance che stanno per arrivare. Prima per Ondrej Punch, un piccolo prelievo alla TM per Iron Hands. Sono però pochi HP con i quali dovrà resistere a una lancia che non arriva. Arriva Trick Room. Trick Room, guarda che qua è un problema per Aurelien. È un disastro per Aurelien. Dietro ha Fluttermane cippato, che quindi non regge neanche con Reflect, neanche con 10 Reflect penso regga un Glacial Lens qua. E Terapagos che non è cippato, ma che non può proteggere contro il doppio fake out e le lance che cominceranno ad arrivare. Quindi qua Patrick messo decisamente meglio, a mio avviso. Ragazzi, Patrick Connors, uscito dal nulla questo giocatore, e si trova in finale. Ma te l'ho detto che Calyrex dopo fake out erano problematici per Aurelien. Aurelien Solà, e adesso è il momento delle lance che colpiscono e affondano Grimmsnarl. E avete imparato cosa succede in questi casi. Il re comincia a impennare sul suo cavallo, che va a più uno d'attacco, e da qui l'effetto valanga è vicino. Drain Punch su Rillaboom, ma sono ancora tanti, 151 gli HP, e esigue è il prelievo per fargli reggere un'altra delle lance glaciali. Arriva lo U-turn, Rillaboom può tornare indietro, e qui quell'Insi si sta già sfregando le mani nella ball, vuole tornare per avere il fake out e per intimidire, per far sentire la pressione. E infatti eccolo qui il gatto di Alola, che dice ad Iron Hands: calmati, questo game è nostro. Qua mi sa che è andata. Qua c'è il Reflect, Grimmsnarl l'ha messo il Reflect se non sbaglio. L'ha messo? No, oddio, in realtà nel primo turno ha preso fake out e poi se n'è andato. No, non ha messo niente. Davvero? L'ha messo nel turno prima, intendi? Adesso? Sì, no. Ah, sì, adesso sì. Pensavo tu parlassi dell'inizio del game. Mi domando se Iron Hands possa reggere un Glacial Lens, non credo. Secondo me no, l'abbiamo già visto prima il danno. Tra l'altro qua... ma prima... Sì, ok, no, infatti No, l'abbiamo già visto prima il danno, lo prende di sicuro. Qua però secondo me arriva... Ok, no, non Terra. Arriva Partipo. No, qui arriva fake out attacco. Qui arrivano le botte, amico. Fake mio. Out su Terapagos, Glacial Lens. Qui arrivano le mazzate. Adesso Incineroar. Terra di Incineroar per non prendere. Per non morire da Hands qualora avesse tenuto il Glacial Lens e avesse potuto fare un Drain Punch in Incineroar. Qui fake out su Terapagos, che deve reggere una lancia a più uno. Ce la fa, rimane a vita rossa proprio grazie al riflesso di cui parlavi. Ma adesso Calyrex è a più due. Sì, no, qua lance e knock off e si va a game 2. Ma poi, amico mio, c'è Insi Terra Ghost, quindi neanche puoi colpirlo con Terra Star Storm. Eh no, è terato, è Terra Stellar. Gli fa super efficace in realtà. Ah giusto, hai ragione, che scemo. Con Terra Star Storm hai la super efficacia anche sulla Ghost. È Triattack che non può partire. Sì, ma tanto qui si parla di nulla. Perché c'è la Trick Room e quindi è il knock-off che lo manda KO. Arrivederci a Terapagos. E game 1 andato. Porca miseria. Game 1 andato. Peccato per Aurelien. Porca miseria. Che comunque ha subito un po' il matchup qua.
Mi piacerebbe, cioè sarei curioso di vedere eventualmente la mod di cui parlavo prima con Hans, Ciu e... chi è che dicevo che doveva portare come quarto? Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Un primo game devastante. Ciu o Urshifu forse mi piacerebbe vedere. Vediamo. Primo game veramente violento nei confronti di Aurelien Solà. Non mi aspettavo una roba a senso unico. Non è mai entrato in partita. Certo è che Iron Hand si è preso quel crit all'inizio. Tra l'altro prima mi sono confuso, ho detto che Aurelien doveva portare Pelipper. Amico mio, allora lo dico a te come lo dico alla chat. È mezzanotte e mezzo della nostra 32esima ora di streaming, quindi ti perdono non tutto. Ci sono scuse, non ti sono ricordo scuse. Che ho appena pensato che non potesse fare te. In realtà Urshifu è molto meglio di Pelipper, perché tipo, cioè, non mettere in ACU. Però a proposito di Pelipper, parliamone. Non è stato portato da Patrick. Non è stato portato, ha portato i 4 che avevo detto, ma con Bolt su Pelipper, perché che ci sta sinceramente, perché Bolt è un Pokémon molto forte se ci pensi. Sì, sì. E Pelipper invece non è un Pokémon molto forte. No, è un Pokémon che deve fare Wild Guard e basta. Esatto. Quindi è perfettamente ragionevole il fatto di aver portato Bolt e tankare, cioè tradare colpi invece di portare Pelipper. Più che altro anche perché il tuo avversario non può mai essere sicuro al 100% che non porti Pelipper. Ti torna? Cosa? Dico, a livello di team preview, il tuo avversario non è comunque mai sicuro che non lo porterai Pelipper. Quindi deve comunque pensare anche a Pelipper. Oh sì, però comunque ha opzioni Aurelien con Terapago, soprattutto per via del Triattack. Cambio di lead qua. Incineroar, Calyrex per Patrick, Terapagos, Grimmsnarl per Aurelien. Bene. Abbiamo l'Intimidate che conta il giusto. Arriva su Grimmsnarl e su Terapagos. Fake out disponibile per Incineroar. Patrick, vediamo riportare i 4 di prima. E Aurelien, vediamo riportare il Grimmsnarl. Ah, tra l'altro, Grimmsnarl di Solà non ha fake out. No, no. E secondo me comunque Grimmsnarl ci sta, perché Grimmsnarl va a far diventare Terapagos veramente bulky con gli schermi, sì. Quindi ci sta a portarlo sempre. Però sono curioso di vedere chi sono i due nel back questa volta per Aurelien. Protezione per Calyrex, Terra Star Storm però finisce nella slot di Inzi, un danno importante grazie alla Choice Packs. Poi Parting Shot, ci segniamo subito il meno uno in attacco speciale per Terapagos. Incineroar torna dietro le quinte. La Grimmsnarl Terapagos molto forte contro Caliice, perché da un lato hai il Fall Play che lo colpisce super efficace, come diciamo stab prima, facendo tantissimo danno, e dall'altro hai Terapagos che copre la Terra facendo a sua volta tantissimo danno, ma in realtà facendo tantissimo danno anche senza Terra. Quindi, cioè, sì. Infatti il Fall Play sarebbe arrivato se solo non fosse arrivata la Protect. Ora però quel Terapagos è a meno uno, rifake outabile. Tanto c'è la Terra Ghost su Grimmsnarl che non è nemmeno da sottovalutare qua, perché andrebbe a ignorare i fake out di Patrick e a colpire Calyrex super effective, ma anche Rillaboom. Però vuoi non terare Terapagos? Con nella situazione giusta potrebbe chiudere la partita, e infatti arriva. Bro, hai visto il futuro, hai visto. Grimmsnarl va a terrare Ghost per non prendersi il fake out eventuale di Rillaboom, che infatti arriva. Penso che abbia fatto comunque. Aurelien sorride e Patrick annuisce Terra Star Storm. Ma Calyrex se ne va. Poi foul play! E qui chiude prima dei tempi probabilmente questo game, perché Calyrex si prende la pigna che Patrick pensava non arrivasse in virtù del fake out. Ha fatto lo stesso ragionamento che ho fatto io. Ha detto, vabbè, ma tanto deve terare Terapagos. Sì, ma secondo me in realtà non era neanche così scontata come play la Terra Ghost su Grimmsnarl. Nel senso, Patrick secondo me ci poteva arrivare. Non ha, cioè, però sì, doveva considerarla un po' di più, secondo me. Però c'è da dire che comunque, no, vabbè, Terapagos comunque è un problema. Aurelien qua è messo decisamente bene. Anche perché comunque Calyrex aveva già protetto. Quindi o lo vai a sostituire o attacchi facendo fake out. È quello che ha provato a fare. Terra Ghost che manda subito il Restricted Anna. Miglior giocata per ora della finale. Molto bella, che io non ho visto arrivare. Tu ovviamente sì, ed è per questo che tu sei technical e io no. Terapagos torna indietro refresciando il suo meno uno. Entra dentro
Fluttermane. Poi Booster Energy che si attiva tirando su la sua velocità. Ricordiamo che il campo erboso è stato calato. Light Screen che mi devo andare ad appuntare. Con la creta luce durerà un bel po'. Woodhammer, questo frizza, ma non killa. Rimane nel rosso. Aurelien fa una giocata veramente bella qui. E anche se Patrick prende abbastanza il turno, comunque... cioè... è troppo avanti. In realtà neanche ora. Troppo. Aurelien si stava alla fine... penso fosse un rischio decisamente calcolato, anche perché il Grimmsnarl qua cosa avrebbe fatto? Questo turno stava, ha fatto fall play, vero? Non aveva fatto un attacco Grimmsnarl. Ha fatto Light Screen. Ha fatto Light Screen, ok, allora decisamente gli stava bene come cosa. Sì, adesso... sì, Grimmsnarl ha fatto quello che doveva fare, ha killato Calyrex, ha messo Light Screen, cosa deve fare? Qua Aurelien va ad attaccare con il ma adesso lo riempie di botte probabilmente. Sì, anche... sì, no, tra l'altro... ah, però Patrick c'ha a dire che non ha atterrato. E CU busta Bolt. Bolt Terra Electric qua potrebbe forse fare qualcosa. Vero. Però vero. La vedo un po' dura. La presenza di CU a conti fatti sta bustando anche il Regen Bolt di Patrick Connor, diminuendo la difesa di Fluttermane. Ricordiamo che CU, come tutte le rovine, non applica su se stesso l'effetto. Arriva però il Moonblast con il quale deve fare i conti l'amico Regen Bolt, e quindi rimane solo nella teoria la possibilità di essere bustati. Overheat e fa male lo stesso, credetemi. Incineroar va KO, rimane solo Rillaboom. Direi che andiamo a game 3. Sì, no, qua Patrick non spreca nemmeno tempo a terare. Qua e che deve ha fare? Capito già cosa sarebbe successo. E... tra l'altro con gli screens e tutto quanto. Secondo me col Bolt che ha solo le single target non aveva abbastanza tools per chiudere questa partita, secondo me. Aurelien, vabbè ormai, però Aurelien bravissimo qua. A fare questo plan che ha funzionato veramente bene. E secondo me l'ha proprio baitato riguardando all'indietro. Ha fatto fall play primo turno dicendo tanto protegge e poi dopo entra Rillaboom, gliela faccio ora a terra e lo ha fregato. È decisamente possibile. Qui fa terra normale per la gloria, per aspettare un po' di secondi in più e planare game 3. Anche forse per farsi un'idea del danno. Cioè... che probabilmente conosce già, perché nel senso non penso che il CU di Aurelien fosse bulky, però magari voleva controllare. Amici, un game 2 bellissimo, nel quale abbiamo visto un campione che si adatta e che riesce durante il game 1, probabilmente la coda del game 1, a pianificare un game 2 magistrale, nel quale, te lo ripeto ancora una volta ma con grande sorriso, io non ho visto arrivare quella Terra Ghost di Grimmsnarl. Tu l'hai subito adocchiata, tu hai subito fiutato la Wincon, o meglio, la strada per la Wincon data da quella Terra. Per me invece, soprattutto con un Terrapagos Spec Steam, come dire, è difficile rinunciare alla Terra su Terrapagos, perché poi... a lungo termine mi sembra di aver già perso il mio Uber senza neanche che sia andato KO. No, più che altro quello che ho pensato lì per lì era che Aurelien forse non l'avrebbe fatta. Cioè Patrick... sì, non l'avrebbe fatta perché nel senso Patrick avrebbe potuto coprirla più o meno. Per esempio facendo fake out su Terrapagos più Terra attacco più Protect Switch... insomma, e in quel caso la Terra Ghost non sarebbe tornata troppo utile a Aurelien e non avrebbe neanche rischiato troppo. E proprio per questo mi aspettavo che Aurelien forse non terasse. Però invece ha terato e ha avuto ragione perché ha chiuso la partita quel game. Di conseguenza però a game 3 si verifica il mind game di cui stai parlando tu adesso. Cioè, andassero le cose allo stesso modo, basta tirare via quel Calyrex per fargli bruciare una Terra che non porta nessun momentum. Cioè, a dire comunque è forte Terrapagos, anche non terato, hai visto che danni faceva. Sì, Specs dici game. Tu ha comunque la pappa pronta di un più uno, di fatto. Sì. Che play ha fatto turno 1 Aurelien questo game? Fall play sulla Protect di Calyrex. E Terra Blast su Incineroar. Sì. Ok, ci sta. Cioè, Terra Star Storm. Sì, non si è sbilanciato, ha splittato. Sì, non play ha... che comunque avrebbe fatto molto qualora Calyrex non avesse terato, quindi... il fatto è che lui ha sfruttato la forza psicologica che tu menzionavi prima del non vuoi terare davanti a Terrapagos perché hai paura altrimenti di prenderti ok full play su un Terracqua ma poi Terra Star Storm super efficace, e infatti lo rimette nella stanza degli specchi. Sì. Aurelien Solà gli rimette davanti Grimmsnarl e adesso Patrick pensa e mo che fa questo? Stessa lead per Aurelien, Patrick... c'è Rillaboom. Per Aurelien.
Sì, no, dicevo invece per Patrick Cerillabum. E tra l'altro convintissimo va a fare subito fake out Terra Water qua. Cioè non ci pensa due volte. Vediamo se però gliel'ha letta Aurelien. Oddio, in realtà si ha fatto... Ha in avuto teoria, fake out Rillaboom, no, ho visto. Si non ha fatto fake out, guardate le mosse, niente, ma cioè, avendo terato Calyrex, in teoria non ha terato la tartaruga perché sarebbe partita prima. No, nel senso dico il fake out è arrivato su... Sì, a questo coso, punto lo vediamo. Quindi, cioè nel senso alla fine può comunque terare il turno dopo. Come se sai io non mi spoilerò le mosse, quindi sì, è arrivato il fake out là, proprio per questo magari non è arrivato. Mamma mia che mazzata Fallplay, che comunque fa tanto perché stab... Non è arrivato l'attacco di Terapagos per via di questo fake out. In realtà Patrick legge anche abbastanza bene il turno perché fa un sacco di danni con Glacial Lens su Terapagos non terato. Che adesso si può terare, però il turno 1 intanto Patrick cioè, l'ha vinto. Adesso però Terapagos non tera serenamente, deve essere supportato da Grimmsnarl. Magari una Thunder Wave su Rillaboom, magari un reflect per cercare di reggere entrambi, visto sì, che non ci sarà più. Mi aspetterei più Fall Play barra schermo, sì. Ah, ti Fall Play, intendi Terra Star Storm? Ah no, ti aspetti Fall Play o lo sì, schermo? Da Grimson, ok, ok, sì. Ok, ho capito. Vediamo intanto, via il campo. Vabbè, ci sta, così si toglie il potenziamento della Calyrex mossa erba. Infatti io mi aspetto schermo Terra Star Storm, vediamo. Infatti, arriva il reflect, dopodiché arriva, direi, Terra Star Storm. Però qua, guarda che è messo bene Patrick, cioè è partito veramente bene. Qua non ho visto neanche io la mossa, penso abbia fatto U-turn. Però se fa U-turn e entra con Incineroar, cioè può rifare fake out. Attacco oppure fake out Trick Room. Tra l'altro crit importantissimo, sono d'accordo. Perché credo metta in range Terapagos di Glacial Lens più fake out. C'è Pelipper. Ok, ha portato Pelipper stavolta, ok. Ha fatto un bel gioco mentale, portandolo solo a Game 3. Sì, però l'avevamo detto che era forte. Cioè, in generale contro Terapagos, che qui è già locato su Terra Star Storm. Bravo no, Patrick, no. È un disastro ora. Che butta Pelipper, cioè forza la Terra e poi butta Pelipper. Qua niente da dire, il plan che ha fatto è veramente ottimo. Sì. Cioè, nel senso, Aurelien non si è sbilanciato troppo perché comunque dopo il turno 1 aveva comunque opzioni, però Patrick l'ha coperta bene. Beh, qui il crit cambia poco, permettimi di dirlo. No, cioè, con Pelipper, okay, sì, con Pelipper è stato no. Crittato Terapagos, ma Terapagos tanto qua... sarebbe dovuto uscire comunque perché adesso c'è un bodyguard davanti a lui. Mi domando se abbia messo Trick Room o se abbia attaccato Calyrex qua. Perché in base agli altri Pokémon di Aurelien... Thunder Wave ci sta, qui vuole sculare. Giustamente, sì. Calyrex, vediamo se rimane paralizzato. Intanto Terra Star Storm ovviamente non può impattare, ma non cambia il Pokémon perché non vuole far prendere una lancia ai suoi commilitoni. Deve rimanere paralizzato. Vediamo. No, arriva direttamente la lancia e questa lancia, amico mio, fa male. Non killa niente, ma guarda fa male. Il fatto che non abbia killato va... a favore. Va di brutto a favore di Patrick, che non voleva assolutamente avere un switch in che potenzialmente potesse killare Calyrex qua. Più che altro Terapagos è una slot morta ora. Ma tra l'altro Patrick, tra l'altro qua non so nemmeno, cioè qua è complicato capire se settare Trick Room o attaccare. Dipende dai Pokémon che ti aspetti dietro da Aurelien, ma in realtà forse a prescindere c'è un'opzione migliore. Adesso c'è. È complicato da capire, ma lui sicuramente ci sta pensando. Wild Guard ancora è una mossa obbligata, così come è obbligata la Terra Star Storm, che però non può fare niente. E quindi ambedue i Pokémon dell'americano rimangono ben saldi sul campo. Foul Play, un altro bel dannone, okay. E la Trick Room entra, signori. Ma infatti stavo giusto riguardando la lista di Aurelien e stavo giusto pensando che meglio sempre mettere Trick Room. Forse tipo ha fatto Lens prima perché appunto si aspettava che entrambi reggessero, che ci sta, per poi mettere Trick Room e non bruciare turni durante la fase offensiva. Adesso Pelipper non deve stare più barricato dietro quel bodyguard, perché sì, può attaccare per primo. Sì, qua in realtà è abbastanza importante che non rimanga full parrato Calyrex, credo. Perché se dovesse essere così, Grimmsnarl lo farebbe fuori e Patrick rimarrebbe con Incineroar, Rillaboom e Pelipper. Thunder Wave anche dall'altra parte. Aurelien Solacci prova a giocare con i dadi, quelli che abbiamo visto nella finale del Trading Card Game. Glacial Lens, non ci si paralizza. Colpiscono e obliterano Aurelien Solacci.
e i suoi due Pokémon si mette malissimo. E Patrick Connors, un americano venuto fuori dal nulla in questo Nike, è sempre più vicino a divenire un campione internazionale. Questo turno è interessantissimo, perché praticamente Aurelien poteva sempre fare full play e vincere con la full para, ok? Però ha pensato che Patrick, considerando questo, potesse non fare wild guard e attaccare Terapagos per assicurare che in ogni caso almeno prendesse quella kill lì. Aurelien, pensando che Patrick pensasse questo, invece di fare full play fa Thunder Wave, così che se avesse attaccato e preso la full para con entrambi... No, con almeno Calyrex. Almeno uno, sì. E poi avrebbe semplicemente vinto lui. Quindi... No, però forse full para... Forse banalmente gli serviva la full para in quello scenario lì. Sì, no. Che in realtà... Ok, la percentuale è bassa, però gliela presa, perché effettivamente Patrick ha attaccato con tutti e due. Vediamo, perché comunque la paralisi qui potrebbe cambiare qualcosa. Fluttermane va a proteggere. Sì. Glacial Lance, niente, non ci si paralizza. Questo Calyrex non ne vuole sapere di perdere questa finale. E questa è potenziata, amico mio. Fa male anche sull'elemento fuoco di CU. Non conosce il significato di paralisi. Weather Ball. Aurelien Solà rimane con un solo Pokémon. E amico mio, per quanto schiacciante possa sembrare, Patrick li ha ancora tutti e quattro. Ma guarda, mi dispiace per Aurelien, perché ha giocato benissimo questo game. Il turno preso, la Thunder Wave era una play bellissima. Però però Patrick ha giocato anche benissimo. E addirittura non 4-0. Arriva la para e arriva un crit. Patrick Connors è il campione internazionale americano, salva l'America dal triplete europeo e manda Aurelien Solà nella brutta stanza della mente. Ancora per lui il momento dell'alzata della Coppa Internazionale è da lasciare dietro le quinte. Alla fine comunque, cioè, gli bastava in realtà... a Patrick prendere una, cioè meno di due full para, cioè perché poi Rillaboom poteva far fuori Fluttermane e CU sarebbe andato in Sash, quindi gli stava bene come situazione. Rillaboom Inch erano tutti e due pieni, vero? Sì, mi sembra. Sì, e sì. Allora sì, gli bastava letteralmente attaccare con uno dei due, una cosa, cioè Glacial Lance su Flutter o Weather Ball su CU. Ma anche viceversa, perché comunque Woodhammer penso shotasse CU, quindi cioè dopo un attacco, dopo Glacial Lens. Allora, secondo me è innegabile che Patrick sia stato fortunato, ma non mi sento di dire che questa fortuna sia stata l'unico strumento. No, ma che fortuna di leggerissima. Tra l'altro la win con perché vedo la chat che è Coppa dello Sculo, non sono d'accordo. In realtà il game 3 di Patrick è stato molto solido, molto intelligente, giocato sugli errori del game 2. Ha giocato veramente bene. E tra l'altro c'è lì la win con di Aurelien, era letteralmente il turno lì del Thunder Wave su Pelipper, era prendere una doppia full para. Ok, in realtà ci stava una certa prendere full paro su Calyrex, però penso che l'unica che abbia veramente inciso fosse tipo quella lì e il turno prima neanche, perché che Grimmsnarl l'aveva fatto, sì, no, full play, forse una full paro a un certo punto avrebbe aiutato, però certamente, sì. Cioè questo è poco ma sicuro. C'ho però detto... tipo ecco, ci sono stati diversi turni, tipo appunto il turno lì dove tutti e due erano paralizzati e anche dopo, in cui tipo Patrick poteva permettersi di prendere delle full, cioè di ricevere delle full para, per cui il fatto che non sia mai rimasto fermo non vuol dire che non avrebbe vinto se gli fosse successo qualche volta. Peraltro mi è piaciuto anche il portare Pelipper solo a game 3. Quindi perché? Perché tu hai abituato il tuo avversario all'assenza di Pelipper, quindi magari lo fai loccare tranquillo su Terra Star Storm. Lui è stato abituato a poter comunque terare Terapagos e fare quella mossa. Sai, arrivato a game 3 che Pelipper non c'è, magari dai per scontato che il tuo oppo non abbia detto Pelipper. Lo abbiamo dato per scontato anche noi. E infatti poi quel Pelipper è stato tirato fuori dal cilindro mentre, come hai spiegato, la terra di Terapagos è stata in qualche modo forzata. E lì Aurelien si è trovato esatto, con un Pokémon solo. Nel senso, Pelipper, ok, è vero che magari Aurelien non se l'aspettava, però comunque lì Patrick ha terato subito, cioè quella terra l'ha baitata. Cioè non è... Ha portato Pelipper, ma e poi... ha tirato perché ha portato Pelipper. Ma poi, esatto, cioè, ha messo perfettamente Pelipper in una situazione con le sue giocate in cui gli faceva vincere la partita.
Patrick, guarda che è una bella finale sconosciuto, ma sì, no, infatti tutti e due hanno giocato veramente bene, secondo me, cioè hanno dimostrato che meritavano di essere lì. Sono d'accordo sul sottolineare come Patrick non si limiti a portare il Pokémon con Whiteguard, ma forzi anche la terra dell'avversario. Andiamo a sentire cosa da dire il nuovo campione internazionale. Okay, we have so much to talk about, so I just want to talk about the match a little bit before we go there. Tell us about your Pelipper, because the crowd loved it, we all loved it, I want to hear about it. Okay, what was your question again? Sorry, what? Pelipper, tell us about Pelipper. So I knew I established a pattern in my few stream sets of being very aggressive with my Calyrex on lead and just attacking and generally playing recklessly, and I knew Aurelion would have saw that. And Aurelion's an exceptional person and player, and I have all the respect in the world for them. They played incredibly, and I'm glad to have shared the stage with them. But the Pelipper adjustment was done because whenever Terapagos terrestrializes and uses Terra Star Storm, it becomes super effective on your own terrestrialized Pokemon. So by going for Terra Water turn one and Glacial Lancing, anticipating a foul play and then the Terapagos not the Terra, I knew that I'd be attracting a Terra Star Storm, which becomes a spread move. So I knew that if I followed the line of Glacial Lance, Fake Out, into after tearing, of course, into Protect, U-turn, and then into Pelipper, it would either force them to reposition their Terapagos, which I didn't think they would do just because I've been shown to not always click the safest move. And I just sent in Pelipper and it Y-guarded and protected my Calyrex and let it do what it does. And now you're the champion. Yes. Now, it's interesting that you use the words exceptional person, because we've actually heard those words said about you tonight. I know you didn't know while you were playing, but your family drove all the way from Florida to be here, and we interviewed your dad, who said you were an exceptional person and you excel at everything you do. What's it like to see your family here as a surprise? I'm glad I didn't see them before I started playing, because I would have not probably been as focused. I love you guys. Thanks for showing up. You surprised me. So, yeah. They're awesome. I love them. They're great. I have a great support system, and I'm glad they think I'm an exceptional person. I'm a good person around exceptional people, and I think they just rub off on me. You guys. Trying not to cry this whole time, and you're making it very difficult. Thanks, blame you. Anyways, you are the North America International Champion. We will see you at Worlds. You know, as someone who was an unexpected finalist here, what do you have to say about what we have to expect from you going forward? I don't know what to expect, so it's anybody's guess. I think we can expect good things. What do y'all think? Congratulations, Patrick and Casters. Let's head back to you. Che scena carina. Non si era accorto, non sapeva che la famiglia era lì in mezzo al pubblico a vederlo, e quindi si è molto emozionato. Sembra tipo nei reality, sì, l'ultima puntata che arriva la famiglia, famiglia a sorpresa, e lui non lo sapeva. E piangono tutti. Si è messo a piangere, si stanno abbracciando. Beh, scherzando, mentre c'era l'intervista, ho detto ad Arash: ti immagini se quest'ora vince il mondiale? Perché è arrivato fuori dal nulla e bam, vince uno dei tornei più difficili dell'intera stagione. E non vince a culo, vince facendo una solida finale contro un giocatore che è granitico e in maniera convincente. Quindi attenzione d'ora in poi a Patrick Connors. Non posso non inserirlo tra le persone delle quali guarderemo i risultati il 16, 17 e 18 agosto per i mondiali di Honolulu. Tra l'altro lui si porta anche $15,000 a casa. Sì, è la dimostrazione, dico, che con le liste aperte il gioco diventa veramente a portata di tutti, non nel senso che diventi più facile, ma nel senso che chiunque può veramente, ai mezzi, sia per le liste aperte sia in generale per le risorse che ci sono oggi, di diventare molto forte in molto poco tempo. Quindi non è la prima persona che vediamo vincere tornei venendo dal nulla negli ultimi due anni. E mi accodo a questa frase dicendo: e quando succede spesso poi non è un fuoco di paglia. Cioè quando succede poi senti parlare di loro. Pensa a Tarlao.
sì. Ti ricordi che anche Tarlao, bene o male, venne fuori a un certo punto a uno special, non dico dal nulla, ma partecipava alla vita di Twitch e basta. Poi da allora, da quando... Ma Tarlao in realtà già in Dynamax era forte. Me quindi... lo ricordo, però poi era comunque stato nel substrato fino a che non ci fu quella vittoria contro Nils Dunlop e da lì, bam, Tarlao a quasi fare top a tutti i tornei o comunque quasi sempre dei due garantito. Quindi succede spesso che dei giocatori vengono scoperti attraverso grandi tornei e poi da lì... diventano un tormentone dei risultati. Cognetta invece la frutta, avete ragione. Comunque, in conclusione, bravo Patrick, anche se ti fa famo per Aurelien, comunque lo ha meritato, è stata una bellissima finale. Sì. E bravo anche Aurelien che nonostante tutto ha giocato benissimo e non ha ancora vinto un internazionale o un mondiale, però secondo me in futuro ne arriverà... Rimane probabilmente il giocatore, uno dei giocatori europei più forti, anche perché ok il titolo è al importante, momento sicuramente il titolo è importante, però comunque non è che se non vinci automaticamente non diventi forte a un gioco, quindi Aurelien Solar rimarrà una threat per il mondiale, rimarrà uno dei giocatori che potrebbe alzare la coppa ad Honolulu. Ricordo quando avevo iniziato a giocare che Rerizzo aveva vinto 3 mondiali di fila, però tutti quanti dicevano che Sejun Park fosse il più forte in quel momento e infatti poi ha vinto due anni dopo il mondiale. E Aurelien mi ricorda un po' questa cosa qui, cioè, ma non solo lui in realtà, anche altri. Sì, però è un giocatore che al di là dei risultati che comunque non mancano è fortissimo, quindi possiamo aspettarcene altri. E adesso aspettiamo la premiazione, siamo arrivati in fondo a questa lunga traversata. Amici miei, io non ho più energie per vivere, è ticcata ora la sesta ora di live, immagino. E facendo il conto di quel che abbiamo fatto in questi 3 giorni tra allestimenti, contro allestimenti, prove, cazzi e mazzi, direi che siamo serenamente oltre le 45 ore di lavoro. Quindi, contando che abbiamo fatto la stessa ammazzata settimana scorsa per Bologna, penso che sia uno dei momenti della mia vita nei quali sono più stanco e toccherò il letto stanotte e mi rivedrete domani alle 21.30 in streaming e mi alzerò probabilmente alle 21.20. Ho questo quello che mi vorrei raccontare, perché in realtà ci sono degli impegni segreti che domani dovrò portare a termine, ma una cosa alla volta, intanto un piccolo riposino sapendo che domani non starò in streaming tra le 7 e le 13 ore. Rispondo a una domanda che mi è piaciuta molto in chat. Sì, ho interrotto io la streak di Rerizzo. Hai interrotto tu la streak? Sì. Eh sì, nel 2013, perché lui ha fatto 12-11-10. Ok, sì. Questa, però in realtà c'è scritto piccolo sotto. In realtà Rerizzo mi sa che si era già rotto le scatole nel 2013, cioè aveva portato Torkoal ai mondiali, che non aveva neanche Drought. Ma come? E cosa aveva? Era più lento, perché tipo Itran era usatissimo, e quindi tipo in trick, e anche Amungus, e quindi in trick room one-shottava tutti e due. Sì, però... Rerizzo dopo le 3 vittorie aveva detto più volte di essersi come tolto di sfizio. No, sì, assolutamente, non è nemmeno una mia teoria. No, cioè, no, l'ha quel detto lui. Quel team lì aveva senso, però non è... si vedeva che non c'era l'impegno degli anni prima. Che poi dipende, perché magari hai il campione che vince 3 volte e vuole vincere altre 7, quindi cambia da persona a persona. Però, diciamo... ma in realtà questa cosa si vede sempre. Sì. Intanto vi facciamo vedere che è stato rivelato il Pikachu del mondiale, ovvero il peluche che tradizionalmente viene venduto da The Pokémon Company. Lo avete visto per breve tempo, purtroppo, perché l'internazionale ce l'ha già tolto, ma è il Pikachu che si vede anche in grafica, quindi con la mascherina da sub. Dicevi, scusami, stavamo parlando del hai ancora fame dopo aver vinto 3 mondiali. Non è facile, non è facile. Cioè, ma banalmente pure per me è stato difficile dopo aver vinto il mondiale. Cioè, diverso, non difficile. Perché? Raccontami. Perché non puoi superare quello che hai fatto. Cioè, per quanto io sia una persona competitiva, ti manca qualcosa. Cioè, hai raggiunto il traguardo più grande. Non c'è qualcosa di cioè, più. Puoi alla fine dirti ok, ma devo vincere una... Però, cioè, capito, l'hai già fatto. Non puoi cambiare quella cosa lì. Andiamo a vedere allora chi invece lo vive per la prima volta. Cerimonia. So first, please welcome to the stage our video game junior finalist, Damon Tu. Il più piccolo della storia, signori. Piccolo ma caratteristico. Piccino. È comunque una Pasqua, guardatelo.
Next up, our video game junior champion, Kevin Hahn. E con Kevin che alza la coppa, mi viene in mente che abbiamo perso 2 prediction su 3. Abbiamo perso questa. Sì. Perché davamo Miraidon per vincitore. Mm. Abbiamo perso quella di Patrick. Finale. Okay. Abbiamo preso solo il senior. Ok. Mm. Però sai cosa? Non sapevamo che era così piccolo. Non avevo minimamente considerato il matchup in finale. No, ma lo avevi anche detto. Mm. Hai detto esplicitamente non guarda neanche il matchup, Aurelien Zola è forte, vince lui. Mm. Detto che il matchup non è l'unica cosa che conta. Qui, al di là del matchup, Patrick ha giocato due bei game. Non dico tre perché uno gliel'ha palesemente mangiato. Aurelien. Sì, no, ma infatti, comunque, Patrick ha giocato abbastanza bene da non. Che, da evitare che ci fosse una differenza enorme sì, di livello. Che poteva esserci, contando sì, chi c'era dall'altra parte. Complimenti intanto a Joshua Robinson, vincitore della categoria senior. And now from our Masters Division. Your video game Masters finalist is Aurelien Zola. E un grande applauso anche al francese Aurelien, che è vero non avrà vinto, ma continua a migliorare, continua ad avvicinarsi e oggi sfoggia un secondo posto. Non avendo mai fatto finale, direi che è già un successo. And finally a big round of applause for your video game Masters champion, Patrick Connor! Provo sempre un brividino quando, out of nowhere, un giocatore sovrasta gli altri e domina la competizione. Patrick, fatti rispettare a Honolulu. Hai guadagnato un po' di supporter. Sì, sì, è vero. Mi è piaciuto anche l'intervista. Sì, sì, anche a me, umile, coi piedi sì, per terra. Io sono un nuovo fan di Patrick Connors. Dicevo, attenzione, ci dovrebbe essere l'annuncio dei regionali? Adesso? Dovevano annunciare qualcosa, sinceramente. Non so, forse sì, era questo. A quanto ho capito, tutti i regionali l'anno prossimo? Championship has come to an end, but don't worry, the season still has more in store. I want to say thank you to all of our staff, judges, production crew, and so many others who brought NAIC 2024 to life this weekend. This has been an absolute treat to showcase our titles Pokemon Go, the Pokemon trading card game, Pokemon Unite, and the Pokemon video game. That's it for us here in New Orleans this year, but guess what, trainers? We'll be back in New Orleans next year! Okay, internazionale. Già annunciato a New Orleans anche l'anno prossimo, l'internazionale americano. We so appreciate you joining us this weekend and we will see you at Worlds in Honolulu! Quindi forse era solo questo l'annuncio, che viene già confermato l'internazionale americano sempre nella stessa città. Che è una cosa che non è mai successa, sai? Infatti non avevano detto quale fosse l'annuncio, quindi... Si vociferava regionali della nuova stagione, invece c'è già una conferma dell'internazionale a New Orleans. Non mi viene in mente una replica di una cosa del genere, perché quasi mai con un anno di anticipo The Pokémon Company conferma la città di destinazione dell'internazionale. È ovvio che l'internazionale c'è in America, perché c'è ogni anno come quello europeo, però... sono contento allora che New Orleans sia piaciuta particolarmente a TPCI. Detto ciò, è arrivato anche il momento dei nostri saluti. Dobbiamo andare a dormire, la verità è che è ancora presto per andare a dormire, perché noi, chiuso lo stream, dovremo disallestire tutto questo ambaradan. Fortunatamente quantomeno disallestiremo questo ambaradan non dovendolo più usare, perché a Honolulu, o meglio ai mondiali di Honolulu, ci sarà un diverso setup. Quindi... vi sorprenderemo, cercheremo di sorprendervi con qualcos'altro, però ecco, il letto è l'obiettivo finale, come per Patrick è stato il coppone dell'internazionale americano. Quindi, giro di ringraziamenti.
Un ringraziamento ai miei fellow casters, Ara Sommati, Pietro Xella e Emiliano Marini, che hanno dato voce a questi match giorno dopo giorno dell'internazionale americano. Grazie a Roberta, che invece si è occupata di intrattenere, di dare i risultati, di rendere ogni momento morto un momento più vivo che mai, e si è proposta anche di disegnare un emoticon di Coraidon, che è il motivo per il quale è l'ultimo internazionale di Roberta. Poi un grande grazie alla regia composta da Chiara Rocco, Paolo Eusepi e Ferdinando Maccariello. Ferdinando in particolare si è occupato dei risultati e dei tweet e di tutto ciò che era il vomitio dell'internet tradotto nella forma di scritte o immagini leggibili a schermo. Un grande grazie alla nostra moderazione che evita gli spoiler, mantiene l'ordine in questi streaming che hanno avuto non solo il Nike ma anche tutti quanti i trailer di Summer Game Fest e Xbox Showcase. Grande grazie a Nintendo, il nostro sponsor. Sto facendo mente locale perché è quel momento nel quale mi scordo le cose, quindi grazie a Nintendo di supportare come sempre i nostri eventi. Un grande grazie va al nostro amorevole pubblico che ci segue tutte le volte, anche durante la contemporanea messa in onda degli eventi più importanti dell'industria videoludica. Un ringraziamento speciale a Angelo Perazza e tutto quanto il team che come sempre ci sostiene con i bot dei risultati e compagnia cantante, tutte le cosine che ci aiutano a mantenere in tempo reale aggiornato il pubblico. Ci siamo. Un ringraziamento speciale a Francesco Cilurso. Ci siamo davvero, ragazzi. Ho ringraziato tutti. Sì. La regia non parla, quindi secondo me ho ringraziato tutti. Sì. Bene, amici, buonanotte. Datene a fanculo. A domani. Ciao.